Ah, comunque so che erano al commissariato Colombo. Questo movimento di cocaina? Che so che al momento che ero detenuto, precisamente a Villagina, era entrato in contatto con Sicilia, e Sicilia cedeva quantità di cocaina. E per quanto riguarda l'hashish, sempre a proposito di Giusti? Che so che anche l'hashish, però non sono in grado di specificare le quantità di... Zumbano Domenico e Zumbano Francesco facevano parte del gruppo con un ruolo di, proprio, appunto, di spostamenti armi e droghe, ugualmente come il Sistil. Al momento che eravamo quasi tutti detenuti, erano loro che si occupavano di muovere i stupefacenti, insomma, cedere e acquistare. Perché fu ucciso De Angeli di Sangelo? De Angeli, quando io uscì dal carcere già c'era un progetto di eliminarlo, perché noi eravamo molto occupati sulla vendetta di Giuseppe Pucci con i proietti, e ogni volta che arrivava un quantitativo ne toglieva una parte per lui e aggiungeva del mischio, delle sostanze miscele. Un paio di volte, insomma, ho cercato di salvarlo, anche perché io conoscevo la famiglia e tutto, però ho cercato anche di farglielo capire dicendogli che noi avevamo un chimico e ultimamente ci risultava mischiata questa droga. Non l'ha capito, non ho potuto fare altro che... abbiamo proceduto all'eliminazione. È in grado di riferire qualcosa su Zumpano Domenico e Zumpano Francesco a proposito di un quantitativo di un chilogrammo di cocaina? Con chi? Non ho capito. Unitamente a De Vivo, a Freddi e a Magretti? No. A Roma nel settembre 80, secondo l'accusa, ci fu una detenzione di 1,2 kg di cocaina. L'accusa è mossa nei confronti di Zumpano Domenico, Zumpano Francesco, Pernasetti e Cassani. Che fu trovata... Può riferire qualcosa? Però non fu trovata allora, fu trovata un'altra persona. E cosa sa allora lei su questo punto? Non ricordo il nome della persona, mi sembra Roberto Frisardi, forse. Non so se parliamo dello stesso fatto. Roberto, un'abitazione di tale Roberto, sì. Lei come è venuto a sapere queste cose? Perché a quei tempi c'era, se non sbaglio, c'era ancora Franco, e poi facevo parte dell'organizzazione, sapevo chi più o meno reggeva le sostanze sia del gruppo nostro che del gruppo loro. Nei confronti di Moscia Luciano, Pernasetti e Sestini Gianfranco a proposito di 3 kg di eroina in Roma nel luglio-agosto 82. Può riferire qualcosa? Il Moscia era una persona che di estintore. Che si trovava dove? Su Ardeatina o Laurentina. Ma lei ha avuto modo di entrare in questo locale? Sì, sì, una volta l'ho visto. E dove era custodito? Proprio dentro degli estintori con sabbia dentro. No, Catalani. Su Catalani può riferire qualcosa? Catalani era un altro contatto per quanto riguarda l'eroina nel Viterbese. Abbiamo ricevuto più di una volta, insomma, quantitativi di eroina tramite lui.
Conosce Crinelli? Chi? Crinelli? Sì. Cosa può riferire su di lui? Per quanto mi riguarda, non so niente da dire. So che era... In relazione a sostanze, alle sostanze stupefacenti? Per quanto mi riguarda, no, non mi risulta... Finottello, siamo sempre in tema di eroina. Per fatti verificatisi dalla fine dell'85 all'ottobre dell'86, può riferire qualcosa? No. Flora? Lei ha mai consegnato a Maretto sostanze stupefacenti? Sì, perché era un amico, diciamo, quasi d'infanzia e era della zona mia. Perché consegnava a sostanze stupefacenti? Di che tipo? Fornitori, me ne occupavo io. Erano molti questi quantitativi di... Sì, da due o tre etti. Come dice? Da due o tre etti. Quindi volta per volta 200 grammi circa, sì. Di sostanze stupefacenti. E l'epoca la può indicare? Come? L'epoca in cui lei consegnava queste cose? Sì. Quando? In che anno? No, in che periodo prima di tutto? In che anno? Sì. Tra l'81 e l'83. Sempre in tema di sostanza stupefacente? Sì, anche a lui, ugualmente come al Maretto. Che sostanza? Eroina. In che periodo? Lo stesso periodo del Maretto. Nell'accusa si parla in Roma dall'82 all'ottobre 84. 84? Non credo, perché mi sembra che io sia stato arrestato nell'83. Comunque lo stesso periodo, 81, 82, è quello. Ed era uno spacciatore o invece usava questa sostanza per lui? Spacciatore. A proposito del brigadiero maresciallo che insegna, da chi l'ha saputo che c'era stata questa... Perché era già tempo che si parlava proprio dell'acquisto di questo M12. E ne parlavo spesso con Colafigli e con Cecilia. L'ha vista poi quest'arma? Certo, l'abbiamo tenuta al Ministero della Sanità per molto tempo. C'è stato un furto di un ingente quantitativo di pellicce nel novembre del 79. Può riferire qualcosa? No, non ricordo questo. Patruno. Quegli agenti che... Che era? Che era stipendiato da Sicilia. E dove lavorava Patruno? Non so se è sempre lo stesso commissariato, o Colombo, mi sembra Colombo, comunque in zona. Lei ha avuto confidenze in proposito da chi esattamente? Da Sicilia. Da Colafigli, no? No, da Sicilia, che era uno degli agenti, sì. E cosa le ha detto con la Sicilia in particolare? C'era un poliziotto che si prendeva soldi, insomma. E le ha parlato anche di un movimento di armi? No. Non è in grado di dire nulla in proposito? No, non lo ricordo. Thank you.
C'è un orologio marca Rolex. Mento in ordine a questo possesso, se è illecito o illecito? No. Per quanto riguarda dei documenti falsificati, di un documento falsificato... Era comunque un ragazzo che frequentava il bar di Via Cabrera. A nome di chi? Non mi ricordo se era Minati. No, no, patente che è intestata falsamente al Riso Gerardo. Non so se era qualche altro documento. Comunque so che Paradisi aveva un documento fatto da un ragazzo che frequentava Viale Cabrera, gliel'aveva fatti fare appunto Claudio. Trovava nel deposito del Ministero della Sanità. Lei può riferire qualcosa? Mi avevo riferito tutto. Un mitra all'epoca, all'epoca era molto difficile avere un mitra M12 per quanto riguarda l'organizzazione. Erano due o uno? Ci era stato consegnato da Archilelli. Da Archilelli? No, adesso parliamo del mitra MAB. Ah, erano due mitra. No. Lei ha riferito. La MAB col calcio modificato, che c'erano stati consegnati appunto da Bruno Mariani e Pancrazio Scorza in cambio di un borsone che noi avevamo. Ma è stato trovato soltanto un mitra MAB? Sì. Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria. Sì. E l'altro dove era andato a finire? L'altro era stato preso da Carminati. E le armi sequestrate al Ministero della Sanità erano tutte quelle che voi avevate nella disponibilità o qualche arma non fu trovata dalla polizia? No, a parte che avevamo altri depositi, un deposito appunto perché se venisse scoperto uno per non rimanere senza... Ci dica perché sei pentito? Beh, io sono stato 5 anni ricercato in Venezuela. Praticamente ho aspettato che si facessero vivere gli ex compagni, che però non se ne sono fatti via. A quel punto non mi è interessato niente, finché al momento dell'arresto, che sarebbe stato un loro dovere, come io ho aiutato loro quando erano detenuti, l'arresto riguardava anche loro, mi hanno lasciato abbandonato dentro le carceri. Comunque non avevo ancora manifestato motivi di pentimento, se non che una settimana prima dell'estradizione sono stato raggiunto dall'avvocato Mele, che io non conoscevo. Ho detto, scusate il termine, ha detto proprio, io sono uno dei pochi non sputtanati. A quel punto ho capito che oltre ad abbandonarmi avevano perso anche la fiducia in me, perché l'avvocato, che gli erano stati dati 50 milioni, di quali... Ma lasciamo stare questo fatto, a me interessa il momento psicologico. Il momento psicologico, quando ho visto che già dubitavano il mio pentimento, cosa che non era assolutamente... Dopo 5 anni di menefreghismo, di abbandono, ho capito che non avevo più gente, non è stata neanche una vendetta, ho capito che non avevo più gente al lato, dunque non ho difficoltà ora a parlare di queste persone. Non provo più niente nei loro confronti. Ma suo fratello, aveva un fratello? Lei? Sì, avevo anche un fratello che è stato ucciso. Quando fu ucciso suo fratello? Mi sembra nel 90. 90-92, io per le date faccio un po'. Comunque ero a Caracas e non sono potuto ritornare perché ero pieno di mandati di cattura. Abatino, ci vuol parlare di come avveniva la ripartizione dei soldi che incassavate con le vostre attività? Vendita di spaccio di droga. Per quanto riguarda il gruppo Ostia, Ciglia e Maiana, che era un po' più unito, venivano utilizzate delle casse che da parte nostra venivano rette appunto da Claudio Sicilia e da parte di Acilia da Libero Manconi e Fabretti Roberto. E come ho detto prima veniva sempre 10 milioni, comunque c'era talmente un'amicizia che se a qualcuno gli serviva qualcosa di più insomma prendeva. Vi erano forme di assistenza per quelli di voi che venivano arrestati? Certamente, venivano assistiti sia finanziariamente che avvocati, anche con le famiglie venivano accompagnati ai colloqui. Che cosa significa il termine stecca?
stecca è la ripartizione di una percentuale dopo un furto, una rapina o dopo uno spaccio. E chi l'aveva la stecca? La stecca a tutti quelli appartenenti al gruppo. E il fatto di ricevere la stecca significava di appartenere al gruppo? Certo, perché se no veniva da, non prendeva una stecca ma veniva regalata una cosa. C'era qualcuno nel vostro gruppo o anche negli altri gruppi collegati, diciamo, che si occupava di reinvestire? Loro appunto usavano reinvestire questo denaro o con prestiti a interesse o nel campo dell'edilizia. Sì, il gruppo di Testaccini è un po' generico, dovrebbe dirci chi faceva questa attività e come. Perché si è andato un po' formando nel tempo, al principio era soltanto per Nasetti di... Cassani Angelo, Ettore Maragnoli, e si è avvicinato qualcun altro tipo Mario Vitale. E questi investivano in attività diverse, diciamo? Sì, sì, investivano sia nel campo dell'edilizia che prestavano soldi con tassi di interesse. E a quanto ammontava? Era uno, diciamo, dei maggiori esponenti, come Colafigli, come Toscano. Prendevamo praticamente quello che ci serviva. Sì, a quanto ammontava? Potevamo staccare un 15 milioni al mese circa, però avevamo necessità, per esempio, per le case che abbiamo comprato all'Axa, abbiamo preso di più. Il Mancini, per esempio, che al momento non aveva necessità, prendeva soltanto la stecca, al momento che usciva o dopo avrebbe reintegrato tutto. Parla della disponibilità di queste armi da parte di alcuni gruppi e accenna al gruppo NAVI. Sì. Vuole essere più preciso? Sì, perché durante la vendetta di Giuseppucci ci si era appunto avvicinati, a parte che si conosceva già anche prima con Franco Giuseppucci, perché Giuseppucci investiva i soldi di loro provenienti da rapine. E appunto poi più di tutti c'è stato legato appunto Massimo Carminati, Claudio Bracci. Quando lei parla del gruppo NAVI si riferisce quindi esattamente a chi? Carminati, Bracci, insomma il gruppo Ali Brandi. Lei ha parlato di Carminati come una persona che conosceva, ma Bracci l'ha conosciuto? Chi? Bracci. Certo, l'ha conosciuto Bracci. Se io non intervengo vuol dire che la domanda è ammessa. Un'ultima domanda: vi è capitato nella vostra attività relativamente al traffico di droga di trovarvi di fronte a organizzazioni concorrenti o gruppi di persone che non accettavano di collaborare con voi? No, c'era una concorrenza sul mercato, però noi prendevamo gli stessi spacciatori e gli offrivamo la merce a meno prezzo. Lo offrivate liberamente? Questi lo offrivamo liberamente, all'epoca nessuno ci avrebbe contrastato, sapendo anche che praticamente eravamo gli unici elementi a Roma che stavamo commettendo degli omicidi. Anzi, non abbiamo... di questo gruppo di persone. Adesso, per precisare, quando si costituisce questo gruppo, qual è l'elemento, il momento in cui lei, altre generazioni, se vi siete aggregati, quando vi siete uniti per commettere delitti? Chi siete all'inizio? Ho già detto che al principio eravamo un gruppo di rapinatori.
appartenenti, qualcuno alla Magliana, qualcuno al Trullo, fino al giorno che viene rubato un quantitativo di armi da una macchina a testaccio che apparteneva appunto a Giuseppe Pucci Franco. Giuseppe Pucci Franco fa delle indagini. Tigani, detto Paperino. Franco fa degli accertamenti e viene a sapere che queste armi le avevamo noi, comuni, e Franco si unisce a noi. Creiamo il primo gruppo che era praticamente di rapinatori, non si occupavamo neanche del traffico finché siamo arrivati al sequestro di persone. Franco aveva un vizio, il vizio del gioco, finché un giorno purtroppo è rimasto ucciso appunto dal gruppo Proietti, che come Proietti non è stata una guerra, è stata soltanto una vendetta, perché loro l'unico omicidio che hanno fatto appunto era quello di Franco Giuseppe Pucci. Ecco, tornando un attimo indietro, siamo al momento che incontrate Franco Giuseppe Pucci. Ecco, qual è il primo reato che commettete insieme? Dopo un po' di trascorsi nelle rapine, il primo reato serio commesso appunto è l'omicidio di Nicolini, che è avvenuto perché nel gruppo malavitosi, e Nicolino Sani ci ha chiesto questo favore, innamorava nel senso... E chi era Nicolino Sani? Chi era e poi chi sarà nel proseguo del... Nicolino Seris, dopo abbiamo capito che aveva tutto un progetto suo, lui era stato praticamente un affiliato di Raffaele Cutolo e aveva formato questo gruppo un po' di scapestrati che era Edoardo Toscano, Vittorio Carnevale, aveva formato un gruppo un po' misto tra Valmelaina e Acilia, fino al giorno che si è creato delle inimicizie nel gruppo stesso, perché voleva proprio fare il capo assoluto, doppie stecche. La moglie pretendeva che veniva ad accompagnare uno di noi, manifestandoci insomma. Oh, questo gruppo chi faceva parte di Acilia, oltre a Selis? Era Selis, il fratello Fabrizio, Edoardo Toscano, Vittorio Carnevale, il fratello, che non ricordo adesso, sempre Carnevale, il fratello di Vittorio, e Fabretti Roberto, Mancone Libero. Lucioli Fulvio? Lucioli Fulvio. Per quanto riguarda Lucioli, che rapporti avevate? Che attività svolgeva in particolare Lucioli? Ma Lucioli io l'ho conosciuto col gruppo e c'era la stessa attività di loro, insomma. Cioè? Di tutto, era pronto per tutto, traffico e se ci fosse stato anche omicidi. Soltanto che insomma si è messo per conto suo. Va bene, quindi torniamo al... Per quanto riguarda, quindi Nicolino Seris viene eliminato, se spieghiamo la ragione. La ragione che viene eliminato Seris è perché siamo rimasti tutti molto male, quando noi che per fargli un favore avevamo commesso un omicidio, siamo venuti a sapere che lui praticamente proprio non ci pensava per niente, ci stava facendo il doppio gioco. Una volta è arrivata una partita, perché i contatti di droga li potevamo trovare noi come li potevano trovare loro. Una volta su un contatto che aveva trovato lui ha mandato una lettera dicendo prendiamo due parti noi e una loro. Allora lì insomma, abbiamo capito che era una persona completamente differente. Per quanto riguarda il gruppo De Pedis, De Brasetti, quando è che venite in contatto? Che rapporto, se si inseriscono? De Pedis già io lo conoscevo ai tempi di Franco, però era detenuto per una rapina. Per Nasetti anche non faceva quasi niente, aspettava appunto l'uscita di De Pedis. Quando è uscito De Pedis si era formato questo gruppo di testaccio. Subito dopo è stato ucciso Franco e ci siamo uniti proprio per consumare la vendetta contro i Proietti. Sento una precisazione per una cosa che abbiamo parlato prima, ha sentito il presidente. Che nel momento l'abbiamo incontrato a Viale Marconi e ci ha seguito. Ci ha seguito, aveva una Golf, mi sembra, una Golf, e praticamente ha assistito all'omicidio. E ho detto, siccome erano nati dei contrasti con quel gruppo che noi sapevamo e loro no, a quel punto Edoardo mi ha fatto un segno che voleva eliminare anche Pernasetti. Però io ho detto di no, anche perché non avevamo armi adatte. E oltretutto andava eliminato insieme a De Pedis per evitare una vendetta.
Senta, su questo omicidio che armi sono state usate? Su Caruso? Sì. È stato usato un'arma, diciamo un filo, che il Sicilia ha tentato di strangolarlo da parte dietro con questo filo. Però anche se piccolo, il Caruso si è dimenato. Edoardo, sì. Era uno che si occupava dello spaccio nella zona di Ossia. E ci è stato portato all'appuntamento appunto da Pergola Roberto. E Pergola, ecco, è persona vicina più a lei, a Sicilia, più a qualcun altro di voi? Persona vicina a Sicilia in quanto acquistava. Se Pergola, come lei conosce Pergola, che rapporti ha avuto con Pergola? Ma Pergola era un rifornitore nel senso che si riforniva delle sostanze stupefacenti appunto da noi tramite Claudio Sicilia. In che periodo di tempo siamo? Tanto se lei, ecco, precisa la corte, in che periodo di tempo è stato libero? O meglio, da quando è detenuto, perché per i fatti del Ministero della Sanità viene arrestato. Sì, però ho fatto 6 mesi. Sei mesi. E sono stato arrestato io e qualcun altro, il traffico ha continuato lo stesso, gestito dalla Sicilia e Sistina. Quindi ecco, Pergola, ritorniamo a Pergola, così finiamo l'argomento Pergola. Viene rifornito da, ecco, il tempo l'abbiamo detto, di quali sostanze stupefacenti? Mi sembra soltanto eroina, mi sembra. Non so se anche eroina, comunque sono sicuro per eroina. Lei l'ha conosciuto di persona? Sì. L'ha visto più volte? Sì. Dove? Era soprannominato il Negro. Di che zona è? Di Ostia. È una conoscenza di chi? Una conoscenza, mi sembra, a parte Sicilia, di Edoardo. Sì. Senta, per dare anche un quadro a questa vicenda. Sicilia è praticamente un napoletano rifugiato a Roma, che aveva avuto qualche impiccio con le storie con Camorra e Nuova Famiglia. Era, non so se compare, imparentato con la figlia, e dopo la morte di Franco, appunto, che abbiamo cominciato questa vendetta, ci serviva un po' più di personale, e con la figlia l'ha introdotto dentro il gruppo, proprio per gestire il traffico. Di che cosa? Delle sostanze stupefacenti. Senta,
questa attività di Sicilia fin quando è andata avanti? Fino all'ultimo, fino all'arresto mio e anche dopo l'arresto. Dopo l'arresto. Armi? Sicilia aveva disponibilità in qualche modo? Vita comune, dunque se uno spacciatore gli veniva offerta delle armi in droga. No, Sicilia... faccio riguardo particolarmente al deposito del Ministero della Sanità. Ah sì, certamente, anche perché era quello che conosceva più bene di tutti l'Alessio Biagio. Aveva libero accesso dentro. Ecco, chi è di voi che aveva libero accesso a questo deposito? Io Sicilia, con la figli, mi sembra Danilo, mi sembra, e Carminati. Depositario chi era? Alessio Biagio. Alessio Biagio chi ve lo fa conoscere? Alessio Biagio era un custode che mi sembra che lavorasse sotto il nome di Pompilio Alvaro e abbiamo conosciuto tramite Colafigli, perché Colafigli aveva degli affari con Pompilio Alvaro. Ma chi è Pompilio Alvaro? Che affari fa? Un mezzo imprenditore. Ha chiesto evidenza previata. Perché ho detto che è processo Pompilio Alvaro e per quanto riguarda le armi ha dato una risposta. Che vuol dire? Penso anche di aver fatto un errore e spiego anche perché, siccome per quasi su tutti gli omicidi prima di commetterlo c'era un pettinamento, un seguimento e partivamo direttamente per farlo se ci fosse capitata l'occasione e in quel caso dei proietti Mario, no? Siamo andati varie volte in compagnia, sono andati in compagnia di Carminati, effettivamente però al momento dell'esecuzione Carminati non c'era ma c'era Pernasetti Raffaele. Mi sembra che c'era stato segnalato appunto da Scimone, comunque erano due, sia Giorgio Paradisi che Scimone erano quelli che si occupavano di... La bisca clandestina in questione se la ricorda qual era? Sì, il 7 di quadri, 7 di cuori, un circolo a Tor di Quinto. Insomma, quando l'abbiamo individuato era già da tempo, avevamo... Devo rispiegare un'altra volta come avevamo una ritmo blu, abbiamo aspettato che uscisse lui con una Renault rossa, l'abbiamo seguito, anzi posso anche dire in particolare che sicuramente non risulterà nei verbali, però. E dal momento che avevamo tutte armi corte abbiamo detto siamo colleghi, veniteci appresso, noi siamo scappati, non ci hanno capito niente. Voi potete fare accertamenti se all'epoca in zona c'era una 127 blu, vedrete. L'ha aiutato appunto nella confezione e nello spostamento delle sostanze stupefacenti. Lei è stato arrestato, ecco, quando le parlo del suo arresto, che anno siamo e quanto dura questo suo arresto? Sono stato arrestato nell'83 e poi ho cominciato subito a simulare delle malattie, sono stato sempre isolato nei reparti di medicina, nelle cliniche, negli ospedali e l'arresto dura fino all'86,
dove non avevo più mezzi per sostenere le spese. Quando lei scappa nell'86? Sì, sono scappato perché proprio avevo già speso tutti i soldi, sia tra avvocati, perizie e cose, non gliela facevo più a pagare proprio la retta della clinica. Quali cliniche? Clinica Villaggina, gestita dai fratelli. Con Massimo Carminati, non ha chiesto di abbreviare, con Massimo Carminati, quindi che rapporti avete avuto? Beh, a parte che c'erano rapporti di amicizia, io personalmente ero molto amico con Carminati, e poi si è unito a noi, appunto ha voluto partecipare alla vendetta di Franco quando è morto. Attività attinenti alle sostanze stupefacenti? No, no, più che altro lui investiva soldi che provenivano da reati fatti da loro, dal gruppo suo, tramite Franco, dopo tramite i testaccini, in particolare Maragnoli. Come funzionava? 10%. O se no venivano dati a personaggi tipo il Nicoletti, il Balducci, e venivano investiti in attività edilizie. Allora, lei aveva fatto cenno, poi il discorso era caduto prima, sulle ragioni per cui si era determinato a collaborare con la giustizia a Caracas. Sì. Si può completare? Beh, appunto questa, dopo la venuta dell'avvocato Umile, che praticamente... E alla risposta dell'imputato chiamante in probabilità, si trova in un grave imbarazzo sotto il profilo morale e come posizione. Avvocato, per favore, scusi se la interrompo. Allora, pubblico mistero, questa domanda ha già dato una risposta a Vadino, quindi per favore ne faccio un'altra. O si raddrizza il tiro o altrimenti sono costretto a intervenire. Grazie, Presidente. Faccio un'altra domanda perché questa domanda è stata formulata dal Presidente e a Vadino ha dato una risposta. Senta, allora, torniamo 10 anni indietro e fra gli imputati di questo procedimento vi è anche D'Ortensio Alessandro. D'Ortensio. Sì. Avete avuto rapporti? I rapporti sono cominciati da quando già lui si occupava delle perizie di Nicolino Selis. E poi dopo noi l'abbiamo utilizzato anche sulle perizie. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire si occupava delle perizie? Beh, avendo lui dei trascorsi enormi nei manicomi giudiziari. Conosceva molti periti, in particolar modo Aldo Semerari. Dopo Nicolino Selis abbiamo utilizzato sulle perizie di Coafigli Marcello, che però non hanno avuto molto esito. Infatti anche a lui un paio di volte gli ho salvato la vita perché lo volevano ammazzare. Perché forse se l'è dimenticato, ma lo volevano ammazzare perché proprio si pensava che avesse rubato i soldi. Tanto è vero. A noi, perché noi gli davamo i soldi per occuparsi dei periti e effettivamente invece lui si stava costruendo un casolare. Ecco, questi fatti quando avvengono? Questi fatti? Certo. Dopo la carcerazione di Colafigli. Già era entrato, si era avvicinato al gruppo, però non faceva parte perché non era proprio all'altezza. Certo. Eravate entrati nell'ordine di idee di eliminarlo? Come? Avevate deciso di eliminarlo addirittura? Sì, sì. No, io ho cercato di salvarlo perché faceva un po' pena, insomma. Però lo volevano eliminare, anche perché poi non era molto simpatico a Renatino De Pedis, che aveva preso male la sua scarcerazione. Perché l'aveva presa male? È perché lui ovviamente con questa storia. Se D'Ortensio faceva parte dell'organizzazione. Io non lo posso dire se proprio faceva parte di lui. Comunque ha partecipato all'aggiustamento delle perizie e qualche volta gli è stata data anche delle sostanze stupefacenti che lui diceva che arrotondava le spese. Scusi, Presidente, mi scusi, desidererei dire alla Corte questo. Noi non capiamo niente perché evidentemente le apparecchiature o sono troppo ridondanti o non sono regolate bene. Abbiamo capito pochissimo, quasi niente. Se si può regolare
l'emanazione radiofonica, riusciamo a capire un po' di più. Grazie. Scusi, pubblico ministero. Polino, e dopo la hanno continuato fino alla carcerazione di Colafigli. Che avveniva? 1980, 81, 78? Da 80, dall'80 diciamo all'82. Ecco, dica la carcerazione. Anche, no, no, anche 79, 82. 79, 80. E successivamente D'Ortensi si è allontanato? Sì, si è allontanato quando ha capito che si stanno a mettere male le cose, ha preferito, anche perché ormai la perizia di Colafigli era andata male e c'aveva delle colpe. Sì, e si è precisa la carcerazione di Colafigli per quale processo, per quale fatto? Per il processo di Proietti Maurizio. Don Olimpio? Sì. Lei se ne era l'ha conosciuto? Sì, tramite D'Ortensi. Ci spiega in che tempo? Abbiamo approfondito più i contatti. Siamo andati anche nella villa sua, in un paese vicino Rieti, che già ho spiegato in istruttoria, dove aveva dei 7-8 Doberman che parlava in tedesco. Un altro personaggio legato a D'Ortensi era Fabio De Felice, tutti le gente appartenenti all'epoca all'Ordine Nuovo. E siamo andati chi? Lei siamo? E chi? Siamo, ha usato il termine in plurale, siamo andati. Chi, oltre a lei chi c'era? Oltre a me c'era... Toscano, beh, c'era insomma, come si dice, a turno c'erano un po' tutti, siamo andati, Toscano, Edoardo, Piconi, Danesi. Senta, adesso magari, ecco, per seguire un ordine, citando un po', rispetto a quale rapporti hai avuto? Angelotti faceva parte di un gruppo della zona Grabatella. Con lui c'era Massimo Barbieri, Mario Vitale, Gnappa, appunto. E erano detti più che altro le rapine, comunque hanno anche trafficato un po' di sostanze stupefacenti. Venivano riforniti da voi? No, dal gruppo di Testaccio. Dal gruppo di Testaccio. Senta, Claudio Bracci. Sì. Ecco, appartenente al gruppo dei Carminati. Per quello che riguarda quello che è di sua conoscenza diretta. Gli specifici con noi, però non mi sembra. Parlando, ecco, accennato a Chilelli Walter, il mitra in questione sì. È stato poi ritrovato? Sì, nel Ministero della Sanità. Fa parte delle armi sequestrate che sì. Sono state. Risulta dai verbali di sequestro, pubblico ministero. Sì, sì. No, perché inutile domandarlo alla prefettura. Qui tutti da Breviano, non riesco. Assaltato Busato. Ah, ma solo sì, ma Busato sì, se conosce Busato, se ha avuto sì, Busato. L'ho conosciuto durante il periodo di detenzione alle Bibbie. Faceva lo spesino, era una persona sempre del gruppo dei Nari, che si era legato molto con la figlia di Marcello. Ecco, il periodo di detenzione a che periodo si riferisce? Quando eravamo detenuti per l'associazione delinque, il processo Catenacci. Successivamente, durante il periodo in cui lei poi era agli arresti domiciliari ospedalieri, avevano... No, lo ricordo che lui passava da un reparto a un altro, appunto perché faceva lo spesino, aveva modo di portare qualche fibbia, qualche messaggio. Cassani Angelo, già ho detto, si è aggiunto al gruppo di Testaccio dopo la morte di Franco. De Tommasi Giuseppe, lei lo conosce? Come? De Tommasi Giuseppe. Sì, detto Sergione. Sì, l'ho visto qualche volta a Testaccio, era uno di quelli appunto che erano utilizzati per investimento dei soldi. Quindi era in rapporti particolarmente con il gruppo di Testaccio? Con chi? Con... Non si sente nulla, chiedo scusa, proprio non si sente assolutamente la voce.
se vuole vederlo, si avvicini e lo può vedere. Proprio non lo vedo. Lei per favore parli con il microfono davanti. Non capisco perché mi vuole vedere l'avvocato, non so, perché non mi conosce forse. Allora continuiamo. Senta, due domande. Corrado Iacolari. Come? Corrado Iacolari. Sì. Ecco, l'ha conosciuto. Sì, un personaggio molto legato a Raffaele Cutolo. È rimasto sempre latitante. E durante la latinanza, insomma, frequentava il bar di via Cabrera. Come viene in contatto con voi? In contatto con noi viene messo già dai tempi di Vincenzo Casillo, e poi stranamente con Sicilia ogni tanto riappare. Cioè già da Casillo? Sì, già da Casillo. E avete intrattenuto affari? Proprio affari no, ogni tanto veniva a proporci qualcosa, ci ha fatto una richiesta di armi che però no, non so se gli sono state date da Claudio Sicilio. Pubblico Ministero, chiedo scusa, lei prima aveva fatto una domanda che poi non ha completato, a proposito di De Tomasi. Sì, appunto, ho detto che era uno dei personaggi che venivano utilizzati per l'investimento dei soldi. Sì, ma in che termini? Cioè come? Termini, beh, gli venivano date delle cifre che lui utilizzava, che lui a sua volta li prestava a imprenditori, cose. E poi so che veniva nel campo dell'edilizia anche. Queste so, somme venivano dalle vostre attività? Sì, dalle attività, chiaro, dal traffico, era confidenziale la cosa. Senta, per quanto riguarda altri personaggi che non sono meno citati, cioè Nicoletti Enrico, l'ha conosciuto? Sì, un altro personaggio. Nel mondo dell'edilizia era addentrato. Lui prendeva delle cifre e le riprestava a sua volta ai costruttori con un tasso di interesse. Con chi era in contatto? In contatto sempre con Danilo Abruciati, più che altro, il testa C. Questo lei come lo sa? Lo so perché era, cioè, una cosa diretta. Ecco, dei... Sì. Sì, Nicoletti, quando riceveva queste cifre, come lei dice, queste somme di denaro, anche del Tommaso, erano entrambi consapevoli della provenienza non lecita del denaro? Certo, certo, Danilo Abruciati lo sapevano tutti quello che faceva, non è che aveva attività pulite. Ricevendo delle cifre così, bene o male, uno domanderà. Questo, ecco, questi fatti già avvengono quando? Quindi? 81. Tiberio e Simmi Roberto. Li conosce? Sì, sono due fratelli che hanno un ristorante a Trastevere, una gioielleria vicino al Monte della Pietà, a Largo Argentina. Lei ha avuto rapporti diretti con questi? Ai tempi di Franco... Già ai tempi di Franco li utilizzava proprio appunto diciamo, come si può dire, comprava polizze, cose, faceva dei movimenti più che altro con Roberto Simmi. So che poi dopo tutti questi contatti sono passati ai Testaccini, Renato De Pedis e più che altro. Rispondete che il Presidente è impegnato e non può rispondere al telefono. Quello che risulta dai verbali che ha già reso ampiamente, quello che ha detto in udienza, altre domande al momento, salvo forse. Abbatino, la circostanza che lei ha appena riferito, cioè che i movimenti di denaro avvenivano tramite consegna da parte di Abruciati e dei Testaccini a Nicoletti e a De Tomasi, lei ha detto lo sapevano, cioè tutti sapevano quello che faceva Abruciati. Certo. Trattasi di una sua considerazione o di un fatto che lei sa personalmente per averlo saputo da Abruciati o da altri? Ma certo, no, si sa, insomma, è una cosa anche ovvia, no? Perché, anche perché
Cioè, se Daniele Bruciati fosse stato un costruttore, non avrebbe, sì, gli avrebbe restituiti, sapendo il peso specifico che aveva lui nell'ambiente criminale. Qualche avvocato vuole fare delle domande? Possiamo, Presidente, grazie. Mettetevi d'accordo tra voi, però. Però davanti al microfono, davanti al microfono. Sì. Presidente, io avrei, avvocato Minghelli, difensore di Castelletti, Paradisi e Giusti, nell'anticipare che chiedo fin d'ora, ai fini di non liberare l'imputato Teste in questo procedimento, il confronto con Paradisi Giorgio, che poi, chiaro, verrà espletato nel momento successivo, ritengo necessario fare una serie di domande. Lei o altri vi siete associati per costituire un gruppo per commettere reati? L'anno? Beh, il gruppo è cominciato già dal 78, poi ci sono dei personaggi che sono subentrati prima o dopo. Mi scusi, nel 1978... Le faccio una domanda immediata perché è un chiarimento sugli atti. Ma il sequestro Grazioli non è precedente? Vabbè, posso. Carabinieri, le persone che hanno disturbato siano espulse dall'aula. Vabbè, immediatamente. Non vedo che domanda è questa. Dal momento in atti a sua firma. Sì. Che il sequestro Grazioli fu il primo atto esecutivo. No, mi scusi, è lei che l'ha detto questo, non sto dicendo. Beh, ma che cambia del 78? Se lei stesso mi dice che abbiamo fatto il sequestro nel 77, vuol dire che ci siamo associati nel 76. Può diffidare l'imputato a tenere un comportamento consono, ma non al comportamento di avere verso un pubblico ufficiale, sì. Quale sono in questo momento? No, semplicemente. Io però mi invito. Presidente. Mi invito alla serenità. Non tocca a lui valutare quello che dico e chiedo io. Tocca a lei, Presidente. Lei non si deve rispondere. Se vuole rispondere, risponde. Se vuole non rispondere, vuol dire che non risponde. Presidente, il difensore di Appellino si oppone a questo tipo di interrogatorio. In questo modo si cerca di intimorire il testimone. Quindi intimorire un interrogatorio con calma e serenità, dato che le circostanze sono. Se è il caso di ammetterlo o meno. Presidente, sì, ma come sta facendo per il PM, no? Siccome deve avvenire in modo sereno, non voglio che. Presidente, ma vi chiedo scusa! Vedete, chiedo scusa! Perché io dopo 32 anni di toga non accetto nemmeno il Presidente della Cassazione. Lui non può permettersi di dire cosa c'entra, che non ne frega. Questo lo dice a casa sua e con gli amici suoi. Che cosa ho detto, scusa? Lui risponde alle domande e lei deve obbligarlo a rispondere. Potrò, non risponde e se ne va. Non ho capito che cosa ho detto. Aspetta, lasci stare. Ha finito di fare le domande? Posso? Stiamo qui apposta. Perfetto. Senta, mi scusi, i fondatori di questo primo nucleo chi sono? Vuole rispondere? Io e Giuseppe Cifra. C'era anche un gruppo precedente che faceva. Ma allora chiedo scusa, quindi lei e Giuseppucci, il gruppo precedente a cui ha fatto riferimento era un gruppo a voi vicino o in quegli anni era a voi lontano? Non ho capito la domanda. Cioè lei e Giuseppucci siete i fondatori, lei ha detto, giusto? Sì. E poi vi era un gruppo preesistente, sì, che poi ha aderito al vostro gruppo. Sì. Questo gruppo preesistente, prima dell'adesione, era unito a voi per altre cose o era completamente staccato? A noi no, il gruppo preesistente sarebbero stati io, Mastro Pietro, Castelletti, Danesi. Questo avviene quindi, lei l'ho detto un attimo fa, quindi nel 77. Esatto, sì, non posso essere tanto preciso sulle date, però ci sono i reati che parlano. Diciamo chiaro. Prima del sequestro Grazioli. Sì. Perfetto. Finito il sequestro Grazioli, che finisce storicamente nel 78, in occasione del sequestro Moro, sì, il gruppo si arricchisce di altri personaggi o rimane col gruppo originario? Sì, si arricchisce di altri personaggi, qua è il gruppo di Acilia, capeggiato appunto da Nicolino Selis. E composto anche da chi? Da Libero Mancone, da Lucio Rifulvio, da Fabretti Roberto e Giovanni Girlando, che all'epoca mi sembra che era il detenuto. Ecco, le faccio una domanda. Tra le attività che curavate in quel periodo,
Vi era per caso anche il gioco d'azzardo? O che gioco d'azzardo seguiva? Scommessa di cavalli. Senta, le costa, le risulta o qualcuno le ha narrato l'esistenza di un casinò aperto in zona limitrofa tra Cilia, Axa? Sì, sì, precisamente al club Magway. Scusi, un casinò? Sì, ma l'abbiamo fatto 2 o 3 volte, non era un'attività che ci interessava all'epoca. Chi l'ha fatto questa gestione del casinò? L'abbiamo fatto il gruppo nostro, unitamente al gruppo di Acilia, precisamente a Mancone Libero. Il casinò era una villa di proprietà di un ex attore che ci affittava per organizzare le partite di Scemendefè. Perfetto. Senta, mi scusi, in quel periodo, quindi gioco d'azzardo, scommesse clandestine, altri reati del 77-78, oltre al sequestro Grazioli, me li può indicare? No, era appunto... Senta, che appunto apre il rapporto del canale di Catalani del gruppo di Viterbo. Senta, lei ha partecipato per caso a una rapina in quello stesso anno? A quale rapina? Le chiedo se il 1 dicembre 78 lei ha commesso una rapina. Se mi ricorda quale rapina, ne ho fatte tante. No, guardi, mi scusi, indichi la rapina. Perfetto, poi vediamo se è una rapina di pellicce. È il furgone? Se parlate del furgone, sì. Ecco, lei mi potrebbe ricostruire la formazione dei complici della rapina e le modalità con cui la rapina fu commessa? Proprio precisamente no, perché era molto marginale e poi vecchio, non me lo ricordo bene. Mi ricordo soltanto che questo era di notte, di sedante, è stato abbandonato il furgone, però non ricordo molto bene i particolari. Sentami, scusi, non per questo, per volerle... Lei però ha detto di essere stato uno degli autori materiali della rapina. Sì, non mi ricordo che dove stavo, sicuramente mi sembra che ero di appoggio. Scusi, ha riferito, sì, che stava in automobile. Autore materiale perché era accanto con la macchina di sostegno, Presidente. Perché secondo lei, sì, se veniva fermato non veniva arrestato. Vorrei sapere dove è successa la rapina, innanzitutto. A Fiumicino. Dove? No, guardi, mi scusi. Mi scusi, vorrei sapere dove è Fiumicino. Ma faccia prima, non il caso in questo modo. Perché altrimenti devo applicare il mio sistema. Alle modalità delle domande del collega. È incalzante, allora, è aggressivo, inutilmente aggressivo. La domanda dell'avvocato è la seguente: dove è avvenuta la rapina? Via Coccia di Morto, da quelle parti è successo. Chiedo scusa, Bastianelli quello in fondo al molo o Bastianelli quello all'inizio vicino al ponte? Io ne conosco uno solo, da vicino. Non so che ce ne sono due, Bastianelli. Mi scusi, la rapina fu commessa da quante persone, con quante macchine e se mi dà la formazione? Già io ho detto che non può, già io ho detto. In contestazione, Presidente, facciamo come discorso di pergola. Mi scusi, Presidente, mi consente. Ma chiedo scusa, no. No, Presidente, dottor De Gasperi, non è contestazione. No, Albadino ha già risposto che è un reato vecchio che non si ricorda e allora si insiste sulla richiesta di dettagli che ha già detto di non ricordare. Un momento. Presidente. Questo fatto della rapina non è contestato. È stato contestato. Come non è contestato? Mi faccia parlare, avvocato. È stato contestato a Colafigli. Adesso l'avvocato chiede dettagli in ordine a questa chiamata in correita ed è lecito ammettere una domanda simile. Certo, però Abbadino ha già risposto che non si ricorda bene i fatti, quindi è inutile insistere sulla richiesta di un fatto che lo stesso ha dichiarato. Lei ricorda i particolari? Ho già detto, non ricordo, è una rapina molto, molto. Passiamo ad un'altra domanda. No, Presidente, mi può dire i nomi dei compartecipi? I nomi dei compartecipi. Appunto, non ricordo chi ha partecipato, eravamo più. Io sicuramente c'era con la figlia, gli altri componenti non li ricordo. Benissimo, cambiamo domanda. Settami, scusi. Nel 79 lei ha parlato di un tentato omicidio in danno di Piarulli. Sì. Lei ha partecipato personalmente a questo reato? Sì. Da un personaggio di Ostia, certo Peppe, non mi ricordo come, che aveva una matra da finca. Ci ha indicato il posto che erano delle baracchette dove vivevano i Piarulli e siamo entrati dentro, abbiamo lasciato le macchine a un chilometro di distanza circa. Queste baracchette davano da un lato sulla spiaggia, dall'altro lato affacciavano sul mare. Siamo entrati dentro, è successa insomma una sparatoria confusionale. Sentami, scusi, questo fatto avvenne di giorno o di notte? Non ricordo se era il pomeriggio, mi sembra. Ricorda per caso le persone che insieme a lei si recarono per fare questo attentato? Sicuramente Colafigli, Danesi, Toscano
Castelletti, non ricordo altre persone. Persone. Senta, mi scusi, quante persone vi erano all'interno di questa baracchetta e contro quante persone avete sparato? Come vi ho detto, è stata una confusione lì, c'era più di qualche, c'erano minimo due uomini e c'erano anche delle donne, però erano divise chi stava in cucina, chi stava in un'altra stanza. Senta, scusi, lei ha chiarito perfettamente la causale dei vari tentati omicidi e omicidi Proietti. Le volevo chiedere una cosa, la morte di Proietti Enrico era per caso quello che aveva chiamato il cane? Proietti Enrico? Sì. La morte, non mi sembra che l'abbiamo ammazzato. No, come era nominato Proietti Enrico? Che motivazione aveva? Perché si chiama, era un Proietti, era un parente del Proietti. Cioè era un parente del Proietti contro cui ce l'avevate per la morte di Giuseppe Pucci? Sì, esatto. Sentami, scusi, in quanti siete andati a fare questo attentato? Eravamo io, Mastro Pietro e Piconi. Mastro Pietro, di nome? Enzo. Senta, passiamo al reato successivo. Passiamo. Nello stesso periodo storico, cioè dovrebbe essere tra l'80 e l'81, quindi tra la fine dell'80 e l'81, vi è un omicidio in danno di Orazietto, alias Benedetti Orazio. Sì. Senta, ma chi c'era? La moto la portava Danilo Abbruciati e io e Pernasetti eravamo su due strade parallele con le macchine nostre. Quindi eravate in quattro praticamente? Sì, loro con la motocicletta e noi con le macchine. Perfetto. Senta, passiamo all'omicidio Leccese, che è dello stesso periodo perché interviene meno di 15 giorni dopo. L'omicidio Leccese, che è collegato a quello di Selis, capo 35, sì, è stato fatto subito dopo l'omicidio Selis, in giornata, no? Capo 32. Sì, i numeri sono un po' alterati. È stato fatto lo stesso giorno in cui è stato fatto l'omicidio Selis, no? Sì, esatto. Sentami, scusi, anche in quel caso il gruppo omicidiale andò con le moto? Il punto che l'hanno seguito. Perfetto. Leccese viene attaccato da quante persone? Non posso essere preciso perché io stavo dalla parte di Selis, a Cilia, e sono partiti comunque, Pernasetti, Renatino, Danilo e mi sembra Mancini e Toni. Sono partite due moto sicuramente con Pernasetti, Danilo e De Petis. Non ricordo il quarto chi era. D'accordo. Sentami, scusi, arriviamo all'omicidio invece di via Donna Olimpia, come l'ha indicato cioè l'omicidio in danno di Proietti Maurizio. Sì. Lei rappresenta questo omicidio? In qualità di appoggio. Lei guidava una macchina? Una strada di Donna Olimpia che davanti a una scuola. Perché davanti a una? Davanti a una scuola. No, no, in via Donna Olimpia c'è un'unica scuola. Lei la conosce via Olimpia? Sì. Ecco, mi scusi, lei sta parlando della scuola elementare che c'è di fronte alle scalette, chiamiamole. C'ha delle scalette, sì, esatto, non so se è quella. Sì, beh, l'unica scuola che c'è su via Olimpia è quella, non c'è solo altro. Se lo dice lei, io sto quello che no, dice no, lei. Davanti alle scalette comunque. Sì. Sentami, scusi, lei era appostato in che punto? Appunto, davanti alla scuola. Gli altri, diciamo, gruppo. Chi era sceso dalle macchine per attaccare i Proietti? C'era Paradisi che stava in macchina con... L'Olimpia o sulla Traversa? No, su via Don Olimpia. Eh? Su via Don Olimpia. Lei ha conoscenza che Paradisi Giorgio è stato escluso da questo omicidio, con sentenza passata in giudicato? E con questo che vuole dire? Ah no, niente. Andiamo avanti. Senta, nell'occasione fu fatto fuoco verso le forze dell'ordine? Non lo so perché dal punto dove ero io non si vedeva, ho sentito soltanto rispetto. Ha allocato lei? Possono essere stato forse, non so, un po' meno di un chilometro. Non meno? Un po' meno di un chilometro, 700-800 metri. Ah, quindi lei materialmente non ha visto nulla? No, infatti non ho detto che ho visto qualcosa, sapevo perché era stato preparato... Chiedo scusa. Allora, non senta, nell'occasione... Allora, c'erano i due già condannati definitivi per questo fatto, Mancini e Colafigli. Sì. C'era lei, c'era Paradisi, c'era qualcun altro? No, so che c'era Paradisi perché è partito dal bar col 128 e è ritornato al bar col 128 da solo.
Lei l'ha visto arrivare davanti a Via Donna Olimpia? Sì, è arrivato davanti a Via Donna Olimpia e Sestili si è occupato di rimettere a posto appunto il mitra, che era appunto l'M12 del Chilelli. Senta, passiamo all'omicidio di Proietti Fernando. Sì. Chi? Fernando. Qual è il capo di fiutazione? Dovrebbe essere 43, mi scusi. Aspetti, l'avvocato. Allora, originariamente era il capo 45. 45 nell'ordinanza del mio giudizio. Non ce l'abbiamo, 45. E l'omicidio? Fernando Proietti. No. Non risulta contestata nessuno. No, ha reso dichiarazione sul punto. Ma no, avvocato, prima io non ho messo una certa domanda del pubblico. Chiedo scusa. Mi faccia parlare. Sì. Sono un pubblico ufficiale anch'io, se permette. Mi permette, chiedo scusa. Non ho ammesso una domanda del pubblico ministero perché riguardava un reato che non faceva parte dell'imputazione e non ammetto nemmeno questa domanda. Passi ad un'altra domanda. Presidente, chiedo scusa, io faccio un'ampia riserva verbale sul fatto che possa essere gestito così le domande a un pentito. Comunque, posso fare domande sull'omicidio Nicolini? Sono al pubblico ministero. Ma Presidente, io non penso questo, penso semplicemente che nel caso in cui ci sia, come nella fattispecie, dei soggetti più di uno, cosiddetti con la questa lei non è d'accordo? Questa imputazione non rientra nell'oggetto del presente giudizio, quindi faccia altre domande. Omicidio Nicolini, cosa mi sa dire? Quello che ho già detto in precedenza. Che sì, la scorsa udienza lei è accusato di aver partecipato all'omicidio Nicolini Paradiso Giorgio. Sì. Lo conferma? No. E perché non lo conferma? Perché non sono stato molto preciso, non ricordo infatti i componenti esatti. Comunque ho partecipato a quell'omicidio e ho detto le modalità come sono state fatte. Sì, ma scusi, perché hai accusato Presidente, per me? Mi scusi, l'Abbadino ha già risposto, ha chiarito che ha fatto un errore, quindi mi sembra inutile insistere su questo punto. Sì, però a questo punto è... Poco era detenuto. E chi c'era al posto di Paradiso? Era il Mastro Pietro. Continua, l'avvocato. Mastro Pietro, hai detto. Enzo. Mastro Pietro. Sentami, scusi, lei quando evade dalla clinica ove è ricoverato... Praticamente fugge all'estero, questo l'abbiamo già acquisito. Che contatti ha avuto con i pretesi membri della banda nel periodo successivo alla sua evasione? Può rispondere a questa domanda? Nessuno, ho avuto un paio di volte, ho domandato a Mastro Pietro, mi hanno detto che si erano un po' calmati, che non facevano più niente. E praticamente non ho avuto più contatti con nessuno. Scusi? Stavo aspettando che uscivano anche altri componenti. Edoardo una volta ha incontrato. Non ha fatto in tempo. Tutto quindi qui. Lei dell'eventuale esistenza di reati associativi o di altri reati in epoca successiva alla sua evasione nulla sa? Possiamo dire no. La sua evasione si verificò esattamente quando? Nell'86, per le date io sono un po'... Senta, l'ultima domanda, gentilmente. Lei ha parlato di aver saputo da terzi della detenzione di droga da parte di Giusti Roberto. Sì. Ha avuto contatti diretti di droga con Giusti Roberto lei? Io no, perché era il periodo che ero detenuto in villaggino. Sentami, scusi, questo è un dato pacifico, parente o affine, ma Giusti nella struttura organizzativa dell'associazione c'era o non c'era? Quando c'ero io fuori no. So. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Valentino? Difensore? Posso? Sì, adesso mi presento, Presidente. Sì, presenta. Mi presento non tanto a beneficio della Corte, che ben mi conosce e sa anche chi difendo, ma proprio a beneficio di Abbatino. Sono a beneficio della trascrizione. Esatto, sono l'avvocato Naso e difendo Massimo Carminati. E io dicevo a beneficio di Abbatino, così può già... concentrare la sua attenzione sui fatti sui quali io lo interrogherò, che sono quelli che afferiscono evidentemente la posizione di Carminati. Le rivolgo una preghiera, cerchi di essere analitico nelle sue risposte, cioè scenda quanto più possibile in base ai suoi ricordi odierni nei particolari. Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati? Carminati siamo nel 76-77.
Da chi le fu presentato, se le fu presentato? Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi. Prego? Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi. Lui era... si è presentato lui e... E che rapporti ha avuto con Carminati? Senta, l'ultima domanda, gentilmente. Lei ha parlato di aver saputo da terzi della detenzione di droga da parte di Giusti Roberto. Sì. Questo è un dato pacifico, parente o affine. Ma Giusti, nella struttura organizzativa dell'associazione, c'era o non c'era? Quando c'ero io fuori, no. So... Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Valentino? Ah. Difensore. Posso? Sì, adesso mi presento, Presidente. Mi presento non tanto a beneficio della Corte, che ben mi conosce e sa anche chi difendo, ma proprio a beneficio di Abbatino. Sono a beneficio della trascrizione. Esatto, sono l'avvocato Naso e difendo Massimo Carminati. E io dicevo a beneficio di Abbatino, così può già concentrare la sua attenzione sui fatti sui quali io lo interrogherò, che sono quelli che afferiscono evidentemente la posizione di Carminati. Le rivolgo una preghiera, cerchi di essere analitico nelle sue risposte, cioè scenda quanto più possibile, in base ai suoi ricordi odierni, nei particolari. Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati? Carminati siamo nel 76-77. Da chi le fu presentato, se le fu presentato? Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi. Prego? Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi. Lui era... si è presentato lui e i fratelli Bracci. Benissimo. E frequentavano un bar proprio appunto dietro a via Rico Fermi. Oh. E che rapporti ha avuto con Carminati? Quando? Da quando lo ha conosciuto in poi. Giuseppe Cifranco si occupava di investirgli i soldi, appunto proventi da queste rapine. Oltretutto Giuseppe Cifranco li usava anche per fare dei recuperi, ma stavolta. E sì, poi, io ho chiesto e poi dopo non avevamo rapporti, perché si sa bene che in area avevano un fine politico, li chiamavano politico, e noi avevamo un fine comune. I rapporti sono stati proprio stretti quando, dopo la morte di Giuseppe Cifranco, che abbiamo continuato la vendetta insieme. Perfetto. Quando avvenne la morte di Giuseppucci? Già ho detto, per le date io non sono, risulta dagli atti, vedete voi quanto è morto, non è che va bene, sono... Ma io adesso sto, guardi, io la conosco bene la data della morte di Giuseppucci. Appunto, me la dica lei, perché la devo dire. No, io chiedo a lei, se lei dice... Cioè, allora, non mi ricordo quando è morto Giuseppucci. Non lo ricordo. Non lo ricordo. È vero, io sto a quello che mi dice lei. Beh, certo, io sono qua e dico cose vere o comunque riportate dagli atti. Che giorno? Dunque, in ragione della morte di Giuseppucci, lei ha detto che il Carminati si offrì di partecipare alla vendetta per l'omicidio di Giuseppucci, è così? Sì. E in che cosa si esplicò questa sua partecipazione alla vendetta? Nella ricerca, nell'individuazione di tutti i componenti del gruppo Proietti, e eventualmente anche alla partecipazione di loro, che poi praticamente ha partecipato soltanto lui nel delitto di Marchesi, parenti. Ecco, ha partecipato al delitto di Marchesi. No, anche lì c'è una data di quando è stato commesso il reato, perché non lo ricordo. Ma io non le sto chiedendo la data, adesso le sto chiedendo la quantità di tempo che passa tra l'omicidio di Giuseppucci e il tentativo di omicidio in danno di Marchesi e parenti. No, posso dire un anno e mezzo, però posso un anche anno e mezzo. Posso anche sbagliare, non c'ho una cognizione del tempo. Comunque, insomma, parecchi mesi. Diciamo, non posso essere sicuro. C'è una data sui verbali. Vabbè, un anno e mezzo. No, allora, ho detto posso dire un anno e mezzo, come possono essere 4 mesi. No? Ho capito. Da 4 mesi a un anno e mezzo, va bene. Senta, lei ricorda come avvenne questo episodio di tentativo di... Comunque, ero presente. Lei ha partecipato? Sì, ho partecipato. Ha partecipato insieme a chi?
insieme a, a con la figlia di Marcello Carminati, e adesso non, al momento non, non ricordo gli altri componenti. Comunque eravate abbiamo... in tre? Eh? Eravate in tre? No, no, c'era un'altra persona che adesso al momento non ricordo. Eravate in quattro? Mi sfugge il nome, sì. Ma comunque il numero delle persone sono quattro? Quattro o cinque. Senta, ricorda a che ora avvenne questo di fatto? Notte, avvenne di notte. C'era stata segnalata la presenza della macchina di Ricolcani, che era una Mercedes, in una villa dell'Infernetto. La villa stava a una strada praticamente senza uscita. Noi siamo andati lì e abbiamo aspettato, che abbiamo visto la presenza di questa macchina. Perfetto. Questa Mercedes. Già dal pomeriggio. Nel pomeriggio. L'ora grosso modo la ricorda? No. Nel primo pomeriggio, nel tardo pomeriggio? Nel tardo pomeriggio. Tardo pomeriggio. Dunque, e come vi siete riuniti per andare a fare questa operazione? Ma non ricordo da dove siamo partiti, veramente. L'ho detto, è un reato molto, molto vecchio, c'è cioè un po' in mente confusa. Sì, comunque, comunque siamo andati sul posto, c'era ancora la macchina dei Ricolcani, che era una Mercedes marrone, era ancora lì. Abbiamo aspettato perché il posto non ci consentiva molto di stare molto vicini alla villa, abbiamo aspettato un po' più lontano, abbiamo visto partire una macchina, abbiamo pensato che era quella di Ricolcani, invece era una Ritmo. Quando siamo andati lì, nel momento abbiamo pensato che anche che non era lui, sicuramente era un amico di Ricolcani, andato su un campi, non so se erano campi di Cocomero, e una persona è rimasta in macchina, con la figlia è scesa dalla macchina, ha fatto fuoco con un fucile a pompa. Sì, quindi vede che ricorda poi, non è qualcosa, che la sua memoria quello che ricordo è così labile. Allora, con la figlia ha sparato con un fucile a pompa, sì. Altre persone hanno usato le armi? Carminati aveva un MAB. Aveva un MAB e sì. Lo ha usato? Sì. Ha sparato? Sì. Ricorda contro chi? Contro la macchina. Ma contro uno dei due occupanti, contro tutti e due? Contro la macchina, uno, a quell'ora di notte uno spara contro la macchina, non è che può star prendendo, poi con mitra non si prende la mira. No? Col mitra non si prende, beh ma sai, io non ho dimestichezza con i mitra. Vabbè, la faccio. Senta, è sceso dalla macchina o è rimasto in macchina? Il Ritmo è stato molto abile, è riuscito a fare una manovra, mentre noi, anche noi a marci indietro, poi dopo ho rigirato la macchina. Comunque è stato molto abile, è riuscito tutto a marci indietro a ritornare fino alla villa. E voi siete scesi tutti dalla macchina? Sì, abbiamo sparato anche dei colpi contro la casa. Anche contro la casa. Lei personalmente ha visto sparare Carminati? Col mitra. Lo ha visto lei sparare? Sì. Contro la macchina e anche contro la casa? No, contro la macchina. Contro la macchina. Senta, dove avevate preso le armi? Le armi? Sì. Non me lo ricordo adesso, però suppongo che le abbiamo prese cioè, al ministero, penso, non so. Non lo ricordo dove. E cerchi di sforzarsi, perché vedo che poi quando si sforza alla fine ricorda. No, vabbè. Tardo pomeriggio voi ricevete la notizia che è stata individuata la Mercedes. E cioè, quindi l'abitazione da Paoletto Frau di Proietti. Quindi vi recate o al ministero o in qualche luogo dove c'è il borsone, vi ci recate insieme o separatamente? No, sempre al massimo chi va a prendere armi è una o due persone. Ecco, e fu lei a prenderle quella sera? Non lo ricordo, ho detto. Lei presso la sua abitazione deteneva armi? No. Quindi sicuramente siete andati in un posto a prendere le armi? Sì. Che sia il ministero sia un altro posto? Le potrebbe anche aver prese, quasi sicuramente le potrebbe anche aver prese Sestili e portate al bar e partendo dal bar. Quasi sempre era questa la tattica che so. Sestili, ma Sestili non c'era quella sera. Qua uno degli imputati, avvocato Sestili. Ah no, no, forse no. No, presidente. No, è Carminati Frau. Mi permetto di correggere. Di Toscano, sì. Al microfono. Perché io vi inviterei, signori avvocati, a venire al mio posto. No, così dirigete meglio il processo. Presidente, io non voglio suggerire a lei. Io devo. Comunque, posso fare domande sull'omicidio Nicolini? Al pubblico ministero. Ma Presidente, io non penso questo, penso semplicemente che nel caso in cui ci sia, come nella fattispecie, dei soggetti più di uno, così erano i due già condannati definitivi per questo fatto, Mancina sì. E con la figlia. Sì. C'era lei, c'era Paradisi, c'era qualcun altro? No, so che c'era Paradisi perché è partito dal bar col 128 e è ritornato al bar col 128 da solo.
Lei l'ha visto arrivare davanti a Via Donna Olimpia? Sì, è arrivato davanti a Via Donna Olimpia e Sestili si è occupato di rimettere a posto appunto il mitra, che era appunto l'M12 del Chilelli. Senta, passiamo all'omicidio di Proietti Fernando. Sì. Davanti alla scuola. Gli altri, diciamo, video accese, che è collegato a quello dei Selis, capo 35, sì, è stato fatto subito dopo l'omicidio Selis, in giornata, no? Capo 32. I numeri sono un po' alterati. È stato fatto lo stesso giorno in cui è stato fatto l'omicidio Selis, no? Sì, esatto. Sentami, scusi, anche in quel caso il gruppo di questo omicidio, con sentenza passata in giudicato, Fernando Proietti, no? Sì. Ha avuto contatti diretti di droga con Giusti Roberto, lei? Io no, perché era il periodo era il periodo che ero detenuto in villaggino. Sentami, scusi, questo è un dato pacifico, parento affine, ma Giusti, organizzativa della Sì. Ha avuto contatti diretti di droga con Giusti Roberto, lei? Io no, perché era il periodo era il periodo che ero detenuto in villaggino. Sentami, scusi, questo è un dato pacifico, parento affine, ma Giusti, nella struttura organizzativa dell'associazione, c'era o non c'era? Quando c'ero io fuori, no. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Valentino? Difensore? Posso? Sì, adesso mi presento, Presidente. Sì. Mi presento non tanto a beneficio della Corte, che ben mi conosce, tardo pomeriggio. Dunque, e come vi siete riuniti per andare a fare questa operazione? Ma non ricordo da dove siamo partiti, veramente. L'ho detto, è un reato molto, molto vecchio, c'è un po' in mente confusa. Sì, comunque siamo andati sul posto, c'era ancora la macchina dei Ricalcani, che era una Mercedes marrone, era ancora lì. Abbiamo aspettato perché il posto non ci consentiva molto di stare molto vicini alla villa, abbiamo aspettato un po' più lontano, abbiamo visto partire una macchina, abbiamo pensato che era quella di Ricolcani, invece era un Ritmo, quando siamo andati lì nel momento abbiamo pensato che anche che non era lui, sicuramente era un amico di Ricolcani, andato su un campi, non so se erano campi di Cocomero, e una persona è rimasta in macchina, con la figlia è scesa dalla macchina, ha fatto fuoco con un fucile a pompa. Quindi vede che ricorda poi, non è qualcosa, che la sua memoria quello è così labile. Allora, con la figlia ha sparato con un fucile a pompa. Sì. Altre persone hanno usato le armi? Carminati aveva un MAB. Aveva un MAB e sì. Lo ha usato? Sì. Ha sparato? Sì. Ricorda contro chi? Contro la macchina. Ma contro uno dei due occupanti, contro tutti e due? Contro la macchina, uno a quell'ora di notte uno spara contro la macchina, non è che può star poi con mitra non si prende la mira. No? Col mitra non si prende. Beh, ma sai, io non ho dimestichezza con i mitra. Beh, la faccio. Senta, è sceso dalla macchina o è rimasto in macchina? Il Ritmo è stato molto abile, è riuscito a fare una manovra, mentre noi, anche noi a marci indietro, poi dopo ho rigirato la macchina. Comunque è stato molto abile, è riuscito tutto a marci indietro a ritornare fino alla villa. E voi siete scesi tutti dalla macchina? Sì, abbiamo sparato anche dei colpi contro la casa. Anche contro la casa. Lei personalmente ha visto sparare Carminati? Col mitra. Lo ha visto lei sparare? Sì. Contro la macchina e anche contro la casa? No, contro la macchina. Contro la macchina. Senta, dove avevate preso le armi? Le armi? Sì. Non me lo ricordo adesso, però suppongo che le abbiamo prese al ministero, penso, non so. Non lo ricordo dove era. E cerchi di sforzarsi, perché vedo che poi quando si sforza alla fine ricorda. No, tardo pomeriggio voi ricevete la notizia che è stata individuata la Mercedes e sì, quindi l'abitazione da Paoletto Frau di Proietti. Quindi vi recate o al ministero o in qualche luogo dove c'è il borsone, vi ci recate insieme o separatamente? No, sempre al massimo chi va a prendere armi è una o due persone. Ecco, e fu lei a prenderle quella sera? Non lo ricordo, ho detto. Lei presso prendere le armi, che sia il ministero sia un altro posto. Ne potrebbe anche aver prese,
quasi sicuramente dovrebbe anche aver preso Sestili e portato al bar, e partendo dal bar, quasi sempre era questa la tattica che so. Sestili, ma Sestili non c'era quella sera. Qua uno degli imputati, avvocato Sestili. Ah no, no, forse no, no, presidente. No, è terminato il frao. Permetto di correggere. Di Toscano, sì. Sì, ma va lì il frao. Al microfono. Perché io vi inviterei, signori avvocati, a venire al mio posto. No, così dirigete meglio il processo. Presidente, io non voglio suggerire all'avvocato. Io devo imputati che non sono implicati, a persone che non sono implicate nel processo. Quindi io devo controllare i nomi. Sì, sono uno degli altri imputati. Dunque, allora riprendiamo il discorso. Grazie, mi scusi. Posso proseguire? Sì, sì, certo, certo. Grazie. Vabbè, allora lei insomma su dove prendeste le armi quella sera non è in condizioni di darci delle risposte precise. No, così? Anche perché quasi sicuramente non siamo stati noi a prendere le armi, ma c'è sempre qualcuno che ce le porta o sul posto da dove si parte. Ecco, e si sforzi un attimo di pensare. Già l'ho detto, non me lo ricordo. Ma non c'è la risposta che non lo ricorda. Presidente, la prego. La prego, presidente. Se non lo ricorda, è inutile. E se lo dice due volte non casca il mondo, e non mi pare di aver compiuto un attentato alla libertà. No, però l'ha già detto tre o quattro volte. Ma io ne ho contate due. Sono 128. 128? 128. Avevo capito che avesse dato un'indicazione di colore. Non ricordo. Di chi era quella macchina? È una macchina rubata. Chi l'aveva rubata? Non so, quasi sicuramente Paradisi, quasi sicuramente. Ma l'aveva rubata per l'occasione no. O era una delle macchine a vostra disposizione? No, avevamo sempre qualche macchina rubata nella zona, appunto, perché ci si poteva cambiare l'occasione di consumare. Di utilizzarla, sì. L'andò a prendere lei quella sera? Non lo ricordo. Non lo ricordo. Senta, dopo il fatto delle armi, che cosa faceste? Saranno state riportate al punto di tutti i reati. Cioè solitamente facevate... Si rimettono le armi nel bordone e una persona si occupa di riportarle al punto di provenienza. Ma lei ricorda che quella sera lo faceste? No, ma è una cosa matematica praticamente. Senta, potrebbe essere stato Carminati a riportare quelle armi e a prelevarle prima? Potrebbe, perché no? Non so di... Non sono in grado di ricordarlo, però potrebbe essere stato, anche perché Carminati era uno che aveva libero accesso al Ministero della Sanità. Però solo al Ministero della Sanità, negli altri vostri depositi non aveva libero accesso Carminati. No, però Carminati aveva a disposizione anche un altro borsone di armi che potrebbero essere state usate quelle. Ma quelle erano le armi sue, di Carminati e del suo gruppo? Sì. Quindi dopo il fatto, come vi allontanaste dal luogo? Sulle macchine di provenienza. Cioè voi eravate su una 128? Sì. Poi vi siete allontanati tutti insieme sulla 128 o ho capito male? No, tutti insieme. C'era Paoletto Frau che stava nelle vicinanze con la macchina sua che già ci aveva indicato il posto. E lì avete fatto il cambio? Abbiamo fatto il cambio nella zona. Adesso non mi chiede il punto preciso perché già l'ho detto. No, non le sto chiedendo il punto preciso. Le sto chiedendo se avete fatto il cambio. E tutti quanti vi siete trasferiti sulla macchina di Frau? No, c'erano più macchine? No, c'erano più macchine, io mi sembra che c'era una macchina mia, non ricordo quale. Di solito io me ne vado sempre solo dopo, infatti. Lei di solito se ne va sempre solo. Bene, mi dica una cosa, tra l'appostamento, l'agguato e la fuga, quante ore, se sono ore, quanto tempo è passato? No, non sono in grado di quantificare il tempo. Minuti, decine di minuti, ore, molte ore? No, diciamo decine di minuti. Tra l'appostamento... E il momento quando è uscita la macchina, la ritmo. Ah, quindi voi vi siete incontrati proprio poco prima che avvenisse il fatto? Perché no, ci siamo appostati, abbiamo aspettato un po' che... Ecco, quanto? Avevamo anche pensato di entrare nella casa, però non era il caso. E abbiamo aspettato che si muovesse la Mercedes dei proiettili del Ghico, se non che si è mossa per prima la Ritmo, perché al primo momento pensavamo che avrebbe dato l'allarme. Abbiamo deciso di far fuoco sulla Ritmo. Ho capito.
Senta, e dopo questo fatto, quindi vi siete separati e ognuno è andato per i fatti suoi? Sì, non so se qualcuno è andato insieme, non lo ricordo questi particolari. Lei con chi andò? Mi sembra da solo. E Carminati ricorda se andò via con... No, non ricordo come siamo andati via. Senta, signor Abbatino, in quella estate, il fatto di cui stiamo parlando, adesso ve lo dico, è del settembre 80. Se lei lo ricorda, quell'estate lei andò in vacanza, si allontanò da Roma per trascorrere le vacanze fuori Roma? Non so se quell'estate, comunque era solito che prendavamo delle ville in affitto a Terracina, anche quando abbiamo commesso l'omicidio di Nicola. Senta, lei è mai stato in vacanza a Rimini? A Rimini? Sì. Dove? A Rimini. In un appartamento, in una villa o in un albergo? No, in un albergo. Quale albergo, se lo ricorda? No, non ricordo il nome. Ma un albergo di buona qualità o di una pensione? Di buona qualità. Poteva essere il Grand Hotel? Lì non ci siamo, ci siamo andati a mangiare una volta. Comunque era un albergo di buona qualità. Sì. Senta, potrebbe essere proprio quell'agosto del 1980? Non ricordo, potrebbe. Però potrebbe. Senta, con che frequenza lei incontrava il Carminati? Beh, dopo la morte di Franco quasi tutti i giorni. E prima della morte di Franco? L'ho incontrato sporadicamente al bar. Senta una cosa, il mitra MAB utilizzato quella sera da Carminati, che lei sappia, fu riportato al deposito del Ministero della Sanità? Beh, io l'ho detto, non ricordo che dove sono stati riportati queste armi. Io non, adesso forse... Però non mi sembra che fosse uno dei mitra che stava al Ministero della forse Sanità. Forse mi sono espresso male. Adesso io non mi riferivo proprio a quella sera. Voglio dire, dopo... Sì, no, però non sono sicuro... Mi faccia finire la domanda, se no lei non può capire che cosa le chiedo e non può sapere se è in condizione di rispondermi o meno. Dopo l'utilizzazione del MAB nel tentato omicidio Marchesi Parenti, le è capitato di rivedere MAB? No, mi sembra di no, forse adesso ricordo, forse quel mitra era proprio di Carminati. Quindi quel non, mitra... non credo che sia uno di quelli che poi sono stati riportati al Ministero di Sanità. Non credo. Perché lei successivamente a quell'episodio vide nel Ministero della Sanità due MAB? È perché era completamente differente dal mitra che stava nel Ministero della Sanità. Quelli... come lo descriva cortesemente? Il mitra MAB in questione nel delitto Marchesi era un mitra MAB comune col manico, col calcio in legno, mentre invece quelli del Ministero della Sanità erano stati modificati, erano molto più corti e erano stati saldati. E quanti manici avevano? Uno. Quelli che stavano al Ministero della Sanità? Quello... Mi riferisco, se lei mi fa parlare e completare le domande è molto più chiaro per tutti. Io adesso non mi riferisco al MAB utilizzato per il tentato omicidio Marchesi Parenti, io mi riferisco ai due MAB poi visti, rivisti da lei nel Ministero della Sanità. Lei ha detto che erano completamente diversi da quello utilizzato per Marchesi Parenti perché erano armi manipolate, più corte. Ecco, le chiedo, quei due MAB che lei ha rivisto, quanti manici avevano? Praticamente un unico manico più il caricatore. Un unico manico col caricatore, quindi consentiva la presa del MAB con due mani? Con due mani, sì. Ok. Tutti e due erano così? Sì. Tutti e due erano così. Sulla strage di Bologna. Chi glieli ha mostrati? Personale di polizia di Bologna. In fotografia o materialmente? Materialmente e in fotografia. Prima materialmente o prima in fotografia? Non lo ricordo. Quante volte glieli hanno mostrati? Una volta. Dove questo? A Roma, a Bologna, dove? Fuori Roma. Cioè a Bologna o né a Roma né a Bologna? Perché devo dire anche la località. No, voglio sapere, glieli hanno mostrati in né a Roma né a Bologna. In uffici di polizia o nel suo luogo di detenzione? No. Non mi interessa sapere dove lei era detenuto. Nel suo luogo di detenzione glieli hanno portati lì? In uffici di polizia. In uffici di polizia. C'era anche un
o in un altro posto? In un altro posto, non era né Roma e Bologna. E no? Allora ci dica dov'è, se no, c'era sono, un magistrato. Sono obbligato. Scusi, avvocato, questa domanda non l'ho messa perché abbiamo un verbale con tanto di luogo e data. È inutile quindi fare questo. Noi dobbiamo anche verificare le capacità mnemoniche del nostro imputato test. Il verbale peraltro esiste agli atti di causa. Senta, signor Abbatino, lei parlò del tentato omicidio Marchesi Parenti nel primissimo interrogatorio che rese all'autorità giudiziaria al suo rientro dal Venezuela. È vero questo, se lo ricorda? 92, quindi non siamo poi così lontani da oggi. E lei, in questo primo interrogatorio, adesso io utilizzo proprio il verbale da lei reso e sottoscritto, si esprime in questi termini: Paolo Frau viveva ad Ostia e fu qui che individuò un'abitazione del Proietti, nei pressi della quale vi era l'auto di Enrico Proietti, detto il cane. Fu organizzato un appostamento fuori della villa, deciso da tutta la banda, ma al quale partecipammo io, Paolo Frau, Edoardo Toscano e Marcello Colafigli. Com'è? Si era dimenticato? Sia dall'amicizia che c'era per me, sia dall'amicizia che aveva con Franco, pensando che in fin dei conti ci stava facendo un favore aiutandoci a vendicare la morte di Franco, non ritenevo metterlo in mezzo su questi fatti delittuosi. Dopodiché mi sono reso conto col tempo che non si potevano fare dei verbali di me. Senta, quando è che si rese conto? Che cos'è che le fece cambiare idea? Forse delle contestazioni che le vennero mosse dal giudice istruttore? No, rileggendo i verbali, vedendo le cose, c'erano delle cose che non quadravano. Uno, meno male, si rende conto che c'è qualcosa che non va e per non compromettere tutto il coso ho dovuto chiarire questa posizione. È sicuro di questo o sta forse ricordando in maniera imprecisa? No, sono sicuro. S2. Quando il giudice istruttore le contesta il contenuto delle dichiarazioni rese su questo episodio criminoso da Claudio Sicilia. E secondo le dichiarazioni di Claudio Sicilia, a questo episodio, tentato omicidio Marchesi Parenti, avrebbero partecipato, secondo quello che diceva Colafigli, per informazione, Sicilia, per informazione di Marcello Colafigli, le seguenti persone: Colafigli, Toscano, Abbatino, Castelletti, Danesi, Picot, vice istruttore Lupatino. Sì, avvocato. Si ricorda che cosa rispose lei a questa contestazione? Sì, io perché che non ricordo quello che risposi allora, però posso rispondere adesso. Cioè che Sicilia, più che pentendosi, ha fatto un po' di confusione, anche perché lui l'interesse suo era mettere in mezzo più persone della banda in modo che non risultasse nessuno fuori che potesse vendicarsi. Logicamente lei stesso può vedere che ha fatto una confusione perché ha nominato 8 persone che non potevano entrare su una macchina, se vogliono andare con un furgone, no? Questa è una sua considerazione, signor Abbatino? Sì, è una considerazione, è una cosa matematica. No, a me sembra molto logica. A meno che lei non mi prova che sono andate 2 macchine lì. Senta, signor Abbatino, ma questa considerazione che lei... Perché io sto dicendo dei fatti specifici che troveranno... Anche Sicilia diceva fatti specifici, o assumeva di dire fatti specifici. Ma infatti specifici. Anche Sicilia sulle modalità, sulle cose, ha detto la verità. Quello che non ha detto la verità sui personaggi. Le sto chiedendo genericamente adesso, non con riferimento solo a questo episodio, non potrebbe essere avvenuto che qualche volta lei abbia allargato il campo dei personaggi? Ma non è che mi voglio atteggiare a fare un omicidio in più, un omicidio in meno, insomma. Tanto basta uno, penso che la sentenza sarà una. Quindi lei assume di non essersi mai attribuito omicidi che non ha commesso? Penso di no, non vedo il motivo. Questo lo può affermare in piena coscienza? Sì. Bene. Però pur dando questa spiegazione che lei avrebbe potuto a
allargare il campo dei protagonisti, sia per neutralizzare eventuali future ritorsioni, sia per rendersi, diciamo, più prezioso agli occhi degli inquirenti. In quella occasione smentisce nuovamente, dando una spiegazione logica, la presenza di Carminati. Esatto, perché appunto ero proprio intenzionato a non tirarlo in ballo. Quando l'ho deciso, c'è un verbale su questo con tanto di data. Lo ha deciso lei? Certo, chi vuole che l'ha deciso? Senta, io cerco di essere sempre il giudice istruttore Lupacchini e coinvolge il Carminati in questi termini testuali. Confermo le mie precedenti dichiarazioni di cui all'interrogatorio 6 novembre 92 relative al tentato duplice omicidio Marchesi Parente. Voglio in proposito fare delle ulteriori precisazioni per spiegare alcune mie iniziali reticenze. In particolare, rispetto al mio atteggiamento nei confronti di Massimo Carminati, che nonostante reiterate domande sul suo conto rivoltemi dall'ufficio, non avevo inizialmente intenzione di coinvolgere in nessuno dei fatti da me successivamente confessati e riferiti. Senta, mi può dire qualcosa? No, mi scusi. Non è ammessa la domanda, avvocato. Presidente, il dire non ammessa non mi toglie la parola, mi consenta. Quindi io, siccome sono un essere pensante, raziocinante, io chiedo al Presidente, evidentemente rendo ossequio alla sua ordinanza, ma chiedo al Presidente di motivare questa ordinanza. L'ammissibilità o l'inammissibilità della domanda non è rimessa al capriccio del Presidente, ma a ragioni processuali. Certo. Quindi chiedo al Presidente per farmi contento, perché, certo, e per rendermi eventualmente... Ma contento subito, perché non è pertinente ai fatti di causa. Prego. Perché no, Presidente? Io sto parlando di un imputato di questa... di questo processo e di una imputazione di questo processo. Ho detto che non ammetto la domanda. Presidente, siccome l'avvocato cerca di mettere in difficoltà con termini, posso fare una domanda io all'avvocato? No, nessuna domanda. Io credo che se lei insiste alla fine le verrà anche concesso, guardi, questo diritto. Allora mi spieghi che cosa intendeva lei per dire, a Caracas quando ha detto... Non parli, non le ho dato la parola. Allora la domanda la pongo. Mi sembra, avvocato, che fino adesso ha fatto tutte le domande e io non sono mai intervenuto, quindi non per favore non... Io immagino, Presidente, che lei non sia intervenuto perché io ho fatto domande pertinenti. No, molte volte si è ripetuto e molte volte ha fatto le domande del tutto superflue perché aveva già dato risposte. Non credo, Presidente, deputato. Ci sono le trascrizioni che io non credo che lei motivi questo, non credo. Allora, signor Abbatino, in quel precedente verbale si parenti, secondo le dichiarazioni di Sicilia, di 9 persone, gliele ripeto. No, è inutile ripetere, è già fatto il nome. Ha già fatto il nome, non ripetiamo. Gliele vogliamo chiedere se se le ricorda, Presidente. Non c'è bisogno, non è stato lui a fare tutti quei nomi, è stato Sicilia. Lei ha già indicato il nome, quindi per favore faccia la domanda. Ma gli è stato contestato, Presidente, lei ha già detto, reticenza su quei personaggi. Ha già dato natura della contestazione. Ecco, e allora ricorda quali sono le persone delle quali è stato accusato di essere reticente? E me le vuole ripetere qui? Nei confronti di altre persone che lei ha nominato. Adesso me ne dica quali sono, se è così semplice. Non utilizziamo espressioni che non mi sembrano consone al clima di questo dibattimento che si sta svolgendo in assoluta serenità, almeno per quanto mi riguarda. Siccome ha già fatto i nomi, siccome sta dando una certa risposta, e l'ha data, sono i nomi che lei ha riferito. E però non l'ha data la risposta, Presidente. Io vorrei sapere quali sono. Non sarà pagante per lei. Vorrei sapere quali sono le persone. E io le rispondo che lei stesso ha indicato quali erano questi nomi e l'imputato ha riferito che erano i nomi che lei ha indicato. Allora vorrei che lei spiegasse come mai soltanto in merito a una di queste persone le sono state rivolte delle domande nel successivo interrogatorio del febbraio 93, se lei è in grado di dirlo. Cioè lei chiede per quale motivo il giudice istruttore le ha fatto queste domande, vuole farle contestate circostanze su questo imputato e anche sugli altri imputati o se solo su questo?
Questo è legittimo, chiedere. Sono state contestate circostanze sostanzialmente da minare. Lei ha contestato circostanze a carico di Carminati? A parte la dichiarazione di Sicilia? No, mi ha detto di riferire i fatti completamente come erano andati. Ecco, e sulla base di che cosa lui era in condizioni di dire che i fatti... Lei vuole domandare all'imputato i motivi per cui il giudice istruttore formula le domande. Presidente, se lei non si intromettesse continuamente, probabilmente, e lei non facesse, e lei che penso, non lascio mai intendere quello che penso. Quindi se avessi cose da dire nei confronti del giudice istruttore Lupacchini, o quando avrò cose da dire, lo dirò esplicitamente. Non rimetto ad avvertimenti o a insinuazioni, perché lei sa bene. Quindi io voglio sapere dall'imputato di reato connesso quali sono le circostanze specifiche che a carico di Carminati che gli sono state rappresentate. Presidente, per l'imputato, zitto per cortesia, che ogni volta che parli dice... Abbatino ha risposto, ha dato una risposta. No, Presidente, non l'ha mai data la risposta. Se è appagante o non appagante, questo la valuteremo noi. La risposta non l'ha data, Presidente, ha detto non ho capito la domanda. Ha detto fatti in cui era implicato l'imputato, lui ed altre persone. No, io ho detto sui fatti, non ho detto sull'imputato. Qui sta giocando. Per favore, le risponde quando lo dico io. Signor Abbatino, lei questa... No, allora dopo questo momento lei faccia la domanda e io poi la riformulo all'imputato. No, Presidente, lei può trattare lei diversamente dal pubblico ministero. Lei ha un dovere di terzietà che vale... Perché il pubblico ministero faceva domande che erano de plano. Lei invece fa domande che si dirigono obliquamente nei confronti di altre persone. Non è assolutamente vero. Lei non me le ammette le domande, ma non mi può trattare diversamente dal pubblico ministero. Ma se lei fa domande che non sono pertinenti, io sono costretto a bloccare la sede. Lei mi dichiara le domande non pertinenti. Però non capisco perché io debba fare quello. Richiesta esplicita. Lei questa mattina ha detto tutta quanta la verità in merito alla posizione del suo coimputato Carminati Massimo? Sì. Lo può dire in assoluta coscienza? Qui stiamo parlando di coscienza, lo posso dire in assoluta storia di fatti. Appunto, quindi di fatti a cui lei ha preso parte insieme a Carminati. Sì. Questo lo dice in assoluta coscienza. Presidente, ma non è questo il modo di condurre un interrogatorio, mi consenta. Si fa una pressione psicologica. Il difensore di Abbatino può parlare come gli altri avvocati. Certo. Si sta facendo una pressione psicologica su Abbatino. È inaccettabile. Ma Abbatino non ha bisogno di pressione psicologica perché Abbatino ha già fatto a tutto sasso la sua attività cominciata. Insomma, che sta succedendo? Allora andiamo a prendere. Non sospenda, non sospenda ora, Presidente. Non sempre, guardi che 10 minuti fa non sorridevo. Non so che mi crede. Adesso possiamo continuiamo a sorridere, per favore. Per favore, chiamate. Presidente, per completare il mio intervento sul punto del tentato omicidio Marchesi Parenti, io ho da fare una produzione documentale alla Corte. Produco copia di un foglio di licenza rilasciato dall'autorità militare di Casarza del Friuli in data 13 settembre 80, con la quale si concede al soldato Carminati Massimo una licenza di giorni 5 più 1, quinto ore 002 del giorno 20 settembre 80, per recarsi in Roma presso
la propria famiglia. Deposito altresì copia della cartella clinica rilasciata dall'ospedale militare del Celio in Roma, nella quale si attesta che in data 19 di settembre 1980 l'omicidio Marchesi Parenti avviene nella notte tra il 19 settembre e il 20. Sappiamo che avviene alle 23.30, 23.40 del 19 settembre. Ebbene, viene ricoverato al Celio per ulcera duodenale e non riesco poi a capire che cos'altro c'è. Centro clinico nel quale fu, stavo per dire, detenuto per deformazione professionale, ma fu ricoverato fino al giorno 10 ottobre 1980. In particolare preciso che il Carminati ebbe un attacco di gastroduodenite intorno all'ora di colazione del 19, si recò al pronto soccorso del Sant'Eugenio, ospedale civile Sant'Eugenio, dove Celio, che provvide a far pervenire un'auto ambulanza che lo trasportò al Celio, dove appunto fu ricoverato. Relativamente a questo ricovero al pronto soccorso del Sant'Eugenio e alla utilizzazione di una autoambulanza dell'ospedale Celio, chiedo che la Corte, attivando i suoi poteri, questi mezzi messi a disposizione del difensore, soltanto a fornirmi di questa fotocopia che metto a disposizione della Corte. E con questo evidentemente adesso consegnerò al pubblico ministero, il consigliere esprimerà il suo parere. Sì, tramite la cortesia dell'ufficiale giudiziario, la ringrazio tanto. Ad Abbatino devo fare soltanto altre due domande. Lei nel corso dei suoi interrogatori ha parlato di contatti non leciti con esponenti della Polizia di Stato da parte della banda della Magliana. Può dire qualche cosa di più di quello che ha detto oggi o non è nelle condizioni? Con il brigadiere Di Lelli allora c'è stato qualche altro contatto che non ritengo la sede opportuna di parlarne, perché sono in corso altri processi e non mi sembra. Ammette che ci sono allora. Ci sono stati. Se hanno dato corso ad altri processi. Ci sono stati, non precisamente dal gruppo nostro, ma dal gruppo dei testaccio. Senta, io le devo fare. Lei parlava di Polizia di Stato, avvocato? Polizia di Stato? Vabbè, io mi riferivo a agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, poi se sono carabinieri, finanzieri, insomma, okay. Forze dell'ordine, via, genericamente. Insomma, con che cosa in merito a rapporti di esponenti della banda della Magliana, questo afferisce al reato associativo, con esponenti della magistratura? Più che dalla magistratura, erano sempre tramite o qualche avvocato o qualche cancelliere. Mi riferisco alla vicenda Pierantozzi. Pierantozzi cancelliere. E al delitto appunto del Ministero della Sanità, dove io ho preso una libertà provvisoria, secondo gli avvocati che ci sarebbe stato un giudice corrotto. Questo però secondo gli avvocati, io non ho avuto un diretto contatto con il giudice. Senta, lei era amico di Abbruciati? Sì. Molto amico? Abbastanza, non lo stimavo perché Giuseppe Pucci fa anche un stato nel denaro e pronto insomma anche a vendersi delle cause insomma portate avanti da noi. Infatti era già... Prego?
Infatti era già reduce di varie guerre tra bande, era rimasto un po' solo, un cane solo. È stato raccolto dal gruppo di testaccio, anche perché è riuscito a infilarsi dentro. Poi da parte nostra non era molto stimato. Senta, a Bruciati le ha mai parlato di suoi rapporti o di suoi contatti diretti o tramite altri esponenti della banda con magistrati? Sì, si vantavano che avevano... Però non mi sembra inerente al processo. Questo, no? Beh, questo lo lasci decidere. Lei ha facoltà di rispondere o non rispondere. Beh. Del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, le dice qualche cosa? No. Lei non sa chi sia? No. Non ha mai parlato di questa persona con Abbruciati? No. Grazie Presidente, è finito. Avvocato Valentino vuole fare le domande lei, no? Era così aggrappito, adesso non fa più domande. No, col microfono deve parlare, perché altrimenti non viene registrato nulla. Io chiedo scusa per essere insorto, forse in maniera eccessiva, ma siccome ero per... Si sta allenando per le prossime competizioni parlamentari. No, non è questo. Siccome ero... chiedo scusa alla Corte, ma il documento è un fatto insuperabile e ineludibile, per cui di fronte a... Io la ringrazio Presidente, speriamo che sia di buon auspicio. Presidente, posso completare l'esame con il dottor Naso, perché sostanzialmente quello che ha chiesto Naso interessa direttamente me, che difendo Frau. Lei difende Frau. Frau Grinelli e Fiorani, però credo che mi limiterò ad una o due domande al massimo, proprio per completare quello che già è stato chiesto al signor Patino. Io desideravo chiedere al signor Abbatino. Partecipò? A Bruciati. Sì. E ha detto che questi omicidi o tentati. A Bruciati è subentrato in un secondo tempo, ha subito aderito alle decisioni. Dunque, allora partiamo dall'inizio. Questa decisione venne presa quando? Dopo la morte di Franco. La morte di Franco, io le suggerisco, perché ho visto che prima non ricordava, è del 13 settembre 1980. Quindi, tenuto ben ferma questa data, lei può indicare alla Corte in che periodo, dopo quanto tempo da questa data, si è deciso di decimare la famiglia? Immediatamente, subito dopo la cosa. Però l'entrata a parte del gruppo di Danilo Bucciati è avvenuta dopo, un po' o perché era detenuto o perché era la vendetta contro i proietti. E il primo episodio contro i proietti, quando si è verificato, se lo ricordo? Non ricordo lì qual è stato il primo. Comunque è stato prima che Abbruciati partecipasse, aderisse a questa decisione, sì. O è stato dopo? Prima. Quindi voi avete fatto un episodio contro i proietti indipendentemente da Abbruciati e dagli estaccini, se ho ben capito. Penso, sicuramente le pongo, quindi lei... No, sicuramente, cioè, la decisione è stata sicuramente presa prima che facesse parte di Danilo. Adesso non ricordo se il primo delitto l'abbiamo fatto, che già era subentrato Danilo o ancora non subentrasse. Per me basta, solo questo. Avvocato Spinelli, in difesa di diversi imputati. Senta, Abbatino, lei ha mai avuto rapporti particolari o conosciuto con Angelo Angelotti? Sì, lo conosco. Che rapporti ha avuto? Era frequentatore del bar in Chiarico Fermi. E poi ci sono stati rapporti con Sicilia che riguardavano appunto il commercio della cocaina. Ma lei direttamente ha avuto mai rapporti? Io no, non ricordo se comunque lui ha acquistato della cocaina da Sicilia, non so se per uso personale o per traffico. Lei ha conoscenza che Sicilia invece fa riferimento alla posizione di Angelotti soltanto, lo accusa di un omicidio ma non parla mai di cessione di droga? Ma sì, evidentemente ha acquistato dei quantitativi modici che non ha ritenuto opportuno. No, in relazione all'omicidio Proietti via Donna Olimpia 16 marzo 1981 riferisce una circostanza che la riguarda, e cioè che lei quel giorno non era a Roma, ma sapeva, sì, che ci sarebbe stato questo
tentativo poi riuscito di uccidere Proietti e si crea un alibi, esatto. E va in una località fuori Roma. Esatto. Questo si appunto sa era... cosa esatto che è andato fuori Roma? Sì, sì, appunto questa era una diciamo una preparazione nostra, quasi sempre avevamo degli alibi finti ovviamente. O finti o perlomeno se raggiungevamo delle località lasciavamo la famiglia e noi rientravamo a Roma due giorni prima in modo che la gente ci vedesse nel posto. Questo vale anche per le cliniche, ospedali, facevamo finti ricoveri. Noi avevamo buonissimi contatti agli ospedali, specialmente all'ospedale Sant'Eugenio, dove noi ci ricoveravamo, risultavamo ricoverati, però la sera potevamo uscire liberamente, nessuno c'è. Ma è capitato anche a lei di uscire dall'ospedale? Non dall'ospedale, se non da una clinica a Villa Europa, sempre tramite i contatti dello stesso ospedale Sant'Eugenio San Camillo. Al di là delle argomentazioni, la domanda era molto più precisa. Lei sì, andò, in quel tempo, sì, in quel tempo io... Il 16 marzo del 1981, lei o qualcuno dei suoi familiari in località di Roma, dove venne registrato? La domanda è precisa. Mi sembra che proprio all'epoca io avevo... mi ero precostituito un alibi in una località Filettino, io e Edoardo avevamo portato le famiglie lì, però logicamente stavamo sempre se lo ricorda l'albergo? No, non era un albergo, era una casa dei Pompili Alvaro. Dove era questa casa? A Filettino. Filettino. Quindi era solo un alibi, la verità è che lei stava a 800 metri dal luogo dove avvenne poi l'omicidio. Esatto. È quella che ha detto, non è che stava a Filettino a Filettino c'era la mia famiglia. Eppure Sicilia, che riceve la telefonata dal Mancini e del Colafiglia via Cabrera, era convinto che lei non era sul posto, non lo mette nell'organizzazione. Forse l'ha detto, non ha detto proprio così, sapendo che lo avrei potuto smentire, perché all'epoca non ero collaboratore, sapendo che l'avrei potuto smentire con l'alibi. Ho capito. Senta, lei quando fu estradato, a che pena? Mi sembra 15 anni, lei ha detto, l'unico condannato all'associazione a delinquere. E traffico di sostanze stupefacenti, visto che è un giudicato su questo. Sì, sì. Quindi lei aveva, non è 15, è qualcosa di più. Quindi lei aveva questa condanna nel momento in cui ha deciso di collaborare. Sì, la sapevo anche. Condanna irrevocabile, no, più un mandato di cattura per quanti omicidi? Non lo so quanti, comunque non era una condanna. Ma non è fu questo il motivo per cui si decise a collaborare? No? No, il motivo preciso lo domandi ai suoi clienti, che sapranno rispondere meglio di me. I miei clienti, alcuni di questi neanche lo conoscono, è difficile. Quelli che non mi conoscono sicuramente non ho parlato di loro. Ho capito. Grazie, con un'altra domanda. Avvocato Scialla, difensore di Pergola. Vorrei chiedere, signora Fatino, lei ha mai venduto o ceduto personalmente dello stupefacente a Pergola? No. Ha mai visto personalmente qualcun altro cedere stupefacente a Pergola? No, però sapevo che cedeva a Sicilia. Grazie. Avvocato Mancini per Scimone. Signor Abbatino, una sola domanda. Lei ha avuto mai rapporti personalmente con Scimone per la gestione dei circoli privati? No, personalmente no, comunque conoscevo personalmente Scimone. Conosceva personalmente? Una pistola calibro 7,65 l'ha regalata ad Edoardo, non voglio confondere se era Edoardo o un altro, comunque c'è stata una cessione di una pistola calibro 7,65 marca Smith & Wesson. Per ragioni relative a traffico comunque di sostanze stupefacenti? Per quelle ragioni sapevo... Parliamo sempre di... No, se lei ha avuto rapporti personali... No, perché i rapporti personali per quanto riguarda il traffico li aveva con i Tessacini. No, con lei. Con i Tessacini, eravamo con tre. Lei. Con me no. Con lei, grazie. Con me no. Grazie. Avvocato Ranalli, difesa Castellini. Lei successivamente ai due Chiarulli, se non ricordo, sa indicare delle condotte illecite specifiche e concrete riconducibili a Castelletti? Di che cosa? Non ho capito che si sa indicare. Oltre ai due episodi di cui ha parlato, rapina al furgone e
attentato Chiarulli, sa indicare delle condotte concrete? No, e ovviamente per quanto riguarda la rapina, scusi avvocato se la interrompo, quanto riguarda la rapina al furgone non mi risulta che Castelletti sia stato incriminato, è soltanto con la figlia di Marcello, ma nel capo di imputazione si fa riferimento anche con la figlia di Marcello, capo 21, perché il concorso con altre persone c'è... la figlia Danesi, D'Ortensi, Mastropeso, Paradisi, di Conti, questo è il capo 22 e si riferisce al tentato omicidio Chiarulli più altri. Poi il nostro signor Castelletti è accusato anche del reato associativo. E poi capo... sì, l'avvocato le chiede di riferire condotte, comportamenti di Castelletti. Perché Castelletti è arrivato a un certo punto, insomma, si è un po' sciolto dal gruppo, ha continuato a smerciare modiche sostanze stupefacenti che acquistava sempre da Sicilia, però non ha più partecipato a delitti gravi come l'omicidio. A lei come le risultano questi fatti? Perché ero un componente del gruppo. Lei, i suoi rapporti con Castelletti sono stati... Sono sempre stati in buoni rapporti. Buoni? Sì. Senta, lei da quando si è allontanato, mi pare, dall'Italia? In che periodo? L'86. E lei ha saputo altre cose circa pretese asserite, condotte illecite di Castelletti successive a questo periodo? No, mi sembra di no. Non ricorda un particolare, un dissenso che si sarebbe verificato tra lei e Castelletti nel periodo degli anni Ottanta, di cui ci dovrebbe essere anche traccia in qualche atto di polizia giudiziaria? No, se mi spiega per quale motivo. No, la domanda che io faccio nel senso di sua memoria, ovvia. Ma il processo Fasciani fa parte di una certa operazione di politica giudiziaria, nella quale v'è una regia inequivoca, e tanto per essere chiari, la regia è del nuovo procuratore della Repubblica di Roma, Pignatone, che è venuto a Roma pensando che Roma fosse una grande Reggio Calabria per applicare metodi investigativi e processuali tipici di città come Reggio Calabria. E allora la regia è articolata, complessa, suggestiva. Mi sembra 15 anni, ha detto, l'unico condannato all'associazione a delinquere. E traffico di sostanze stupefacenti, visto che è un giudicato su questo. Sì. Quindi lei aveva non è più. Quindi era irrevocabile. No, più so... un mandato di cattura per quanti omicidi? Non lo so quanti, comunque non era una condanna. Ma non è fu questo il motivo per cui si decise a collaborare? No, il motivo preciso lo domandi ai suoi clienti, che sapranno rispondere meglio di me. I miei clienti, alcuni di questi neanche lo conoscono, è difficile. No? Quelli che non mi conoscono sicuramente non ho parlato di loro. Ho capito. Grazie, un'altra domanda. Avvocato Scialla, difensore di Pergola. Vorrei chiedere, signora Catino, lei ha mai venduto o ceduto personalmente dello stupefacente Pergola? No. Ha mai visto personalmente qualcun altro cedere stupefacente a Pergola? No, però sapevo che cedeva a Sicilia. Grazie. Avvocato Mancini per Scimone. Signor Abbatino, una sola domanda. Lei ha avuto mai...
una pistola calibro 7,35 e l'ha regalata a Edoardo. Non voglio confondere se è Edoardo o un altro, comunque c'è stata una cessione di una pistola calibro 7,65 marca Smith & Wesson. Per ragioni relative a traffico comunque di sostanze stupefacenti? Per quelle ragioni sapevo... Parliamo sempre di... No, se lei ha avuto rapporti personali... No, perché i rapporti personali questo con i testaccini. No, con lei. Con i testaccini, eravamo tre. Con me no. Con me no. Grazie. Avvocato Ranalli, difesa Castellini. Lei successivamente ai due Chiarulli, se non ricordo, sa indicare delle condotte illecite specifiche e concrete riconducibili a Castelletti? Di che cosa? Non ho capito che si sa indicare. Oltre ai due episodi di cui ha parlato, rapina al furgone e attentato Chiarulli, sa indicare delle condotte concrete? No, ovviamente per quanto riguarda la rapina, scusi avvocato se la interrompo. Per quanto riguarda la rapina al furgone, non mi risulta che Castelletti sia stato incriminato. È soltanto con la figlia di Marcello, eh? Ma nel capo di imputazione si fa riferimento anche. Con la figlia di Marcello, capo 21, perché il concorso con altre persone. La figlia Daneti, D'Ortensi, Mastropietro, Paradisi, di Conti. Questo è il capo 22. E si riferisce al tentato omicidio Chiarulli più altri. Poi il nostro signor Castelletti è accusato anche del reato associativo. E poi il capo. Sì, l'avvocato le chiede di riferire condotte, comportamenti di Castelletti. Castelletti è arrivato a un certo punto, insomma, si è un po' sciolto dal gruppo, ha continuato a smerciare modiche sostanze stupefacenti che acquistava sempre da Sicilia, però non ha più partecipato a delitti gravi come l'omicidio. A lei come le risultano questi fatti? Perché ero un componente del gruppo, no? Lei, i suoi rapporti con Castelletti sono stati... Sono sempre stati buoni rapporti. Buoni? Sì. Senta, lei da quando si è allontanato, mi pare, dall'Italia? In che periodo? L'86. E lei ha saputo altre cose circa pretese, asserite, condotte illecite di Castelletti successive a questo periodo? No, mi sembra di no. Non ricorda un particolare, un dissenso che si sarebbe verificato tra lei e Castelletti nei primi degli anni 80, di cui ci dovrebbe essere anche traccia in qualche atto di polizia giudiziaria? No, se mi spiega per quale motivo. No, la domanda che io faccio nel senso di sollecitare la tua memoria e a verificare se, a rispondere se... Se lei mi... Volevo solo un chiarimento perché prima, signor Abbadino, nella confusione temo di aver compreso male. Lei dovrebbe aver affermato, me lo confermi se è così, che conosce il Simmi Roberto in quanto acquistava delle polizze dal Franco Giuseppe. Sì, e quando è avvenuto, quando colloca temporalmente questa cessione, questa compravendita? Già del 78-79, penso. Ma lei era presente quando... Sì, una volta Franco mi ha regalato anche un Rolex, appunto, che aveva un Rolex Uncellini che aveva acquistato da una polizza da Roberto Fini. Quindi c'è stata questa cessione da parte del Giuseppe Pucci di questo Rolex, di questa polizza di pegno, anzi che... Sì, ma io so che Franco gli prestava anche i soldi appunto per comprare all'asta al Monte di Pietà. Grazie, non ho altre domande. Sì, io qui mi inserisco per fare una domanda che è pertinente proprio a... funzioni difensive.
Ma Simmi Roberto faceva parte dell'associazione che sostiene il pubblico ministero? Non credo che si possa dire che faccia proprio volta per volta. Sporadicamente o sistematicamente? Sì, però non ha mai partecipato a decisioni. Sì, ma faceva parte della struttura associativa? Sì. No. La stessa domanda la vorrei rivolgere in relazione a Simmi Tiberio. Lo conosce Tiberio? Sì. No, neanche. La sua posizione è analoga a quella del fratello? Forse anche meno, perlomeno ai tempi miei. Posso? Certo. Desidero fare, sono l'avvocato Alfonso Pera che difende il signor Fabretti Roberto, il quale è apparso più volte negli interrogatori resi dal signor Abbatino al consigliere dottor Otello Lubacchini. Scusate questa mia premessa breve. Sì, signora Noan. È stato considerato uno degli organizzatori, il cassiere o il coordinatore. Oggi io chiedo, cortesemente ma in forma perentoria, che il signor Abbatino cortesemente riferisca sulla posizione del Fabretti. Egli afferma... La domanda, avvocato, qual è la posizione di Fabretti? Riferisca sulla posizione di Fabretti. Egli afferma nell'interrogatorio... Sì, questo qui fa anche una rituale contestazione. Adesso facciamolo parlare. Egli afferma, ripeto, mi consente, Presidente, nell'interrogatorio reso... Sì, ma scusi, avvocato, siccome questo è il momento delle domande, sì. Poi eventualmente contesta allora, quello che lui dice. Allora, egli afferma, signor Presidente, insieme a Mancone, Lucioli e a Travaglini, commettevano fra una situazione e un altro fatto, commettevano delle estorsioni e delle rapine. La domanda è questa: risulta al signor Abbatino che il signor Fabretti abbia commesso mai o abbia posto in essere degli atti estorsivi o delle rapine? Posso... Io non ricordo di aver detto che commettesse delle rapine, forse delle estorsioni, in quanto la posizione del Fabretti era questa, non aveva un peso decisionale nel gruppo, però si occupava di spostamenti tempo come? L'epoca? Quando accadeva questo? Riferisca l'epoca. Il tempo. È il tempo che si eravamo nel gruppo di Seris e si era unito a noi. Praticamente. Si può indicarci l'anno? Forse 79-80, 80. Sulle date non posso essere. Vabbè, proseguo, comunque dopo l'entrata fa parte del gruppo di Nicolino Seris. Fabretti subentra con Nicolino Seris. Posso? Sì, certo. Afferma altresì in questi istamenti delle sostanze stupefacenti. Esatto. È vero questo? Sì. È vero che il Fabretti faceva parte di un impegno operativo unitamente al Carnevale ed altri, e Vittorio Giuseppe Carnevale, nella zona di Acilia Tufello, unitamente a Paolo Frau ed altri? Sì, più che altro nella zona d'Acilia. Avvocato, mi permetto di fare presente che in questo modo suggeriamo la risposta. Presidente, lui ha detto queste cose qui, risultano a verbale. Il Fabretti, secondo la terminologia locale, era chiamato Fabretti il ciccione o il pancione? Ciccione, comunque si chiamava Roberto di nome. Se poi gli spiegava una tintoria proprio sulla via di Acilia. Questo se mette in dubbio che lo conosco, no?
magistrato inquirente, parentesi, o a seguito di omicidio, ovvero svolgendo le attività preparatorie necessarie, ovvero ancora fornendo le strutture logistiche, il Fabretti unitamente ad altri, unitamente al De Pedis, a Carnovale e al Seris. Che cosa faceva questo Fabretti in sostanza? Già io l'ho detto che faceva, si occupava di spostamenti della droga, anche degli armi da parte del gruppo tecnico, accompagnare le famiglie, questo se vuole chiamarlo logistico, lo chiama logistico. Ma aveva o non aveva un ruolo operativo? Non so quello che intende lei per ruolo operativo, comunque faceva parte, anche se non con un peso notevole nell'interno dell'organizzazione, faceva parte del gruppo legato a Nicolino Seris. Ma che cosa faceva in questo gruppo? Un'altra volta, glielo devo dire. L'avvocato l'ha detto, 2 o 3 volte l'ha detto. Prego? L'ha già detto 2 o 3 volte quello che faceva. Se poi non è appagante la risposta, beh, si vedrà dopo. Il Fabretti era collegato con la droga? Sì. In che senso? Beh, posso anche riferire un episodio, quando io stavo a Caracas ha ceduto un quantitativo di droga a mio fratello, Abbadino Roberto. Questo mi è stato riferito proprio da mio fratello quando è venuto giù a Caracas. Un po' di silenzio per favore. Mio fratello non è riuscito a venderlo e sono andati proprio a casa mia a pretendere. Spiegato questo Fabretti in sostanza. Ancora, avvocato, non lo so. Per favore, la domanda è stata già fatta, ha dato una risposta, appagante o non appagante, si vedrà dopo. Non possiamo ripetere la stessa domanda 3 o 4 volte. Ha dato una risposta. Ma accompagnava, gli risulta che accompagnasse, diciamo, le mogli dei detenuti ed aveva un ruolo subordinato, accessorio? Sì, non ho detto che faceva lo cioffèo o l'autista. Uno dei ruoli era questo, accompagnare le mogli, proprio perché ho detto, perché il gruppo di Nicolino Seris aveva proprio un capo riconosciuto che era Nicolino Seris. Gli l'abbiano confermato, ci sono riscontri obiettivi. Ma a me non mi interessa quello che dicono gli altri imputati. Ma non dobbiamo chiedere al pubblico ministero, ma non all'imputato, se sa se ci sono riscontri obiettivi provenienti da altri imputati. Chiediamolo al pubblico ministero. Lei si è la facoltà di non rispondere, credo, e di non intervenire. Finito Presidente, sì. Mi riservo al prosieguo. Certo. Abbiamo finito per oggi? A pubblico ministero, il suo vuole intervenire avvocato? No, ancora non è finito, non è terminata. Pubblico ministero, il suo parere su quelle documentazioni? Sì, no, il momento quasi verificherà la notizia. Subito oggi, no? No, io un momento per favore, un momento. Allora intanto si acquisiscono le documentazioni prodotte dalla difesa Carminati. Poi un avvocato aveva chiesto. Avrei da fare un'istanza istruttoria. Sì, un secondo. Se è concluso. No, non è ancora concluso. Ah, beh, allora, quando poi un avvocato aveva chiesto il confronto fra Abbatino e Paradisi. Sì? Chi? Insomma, entrano in città, no? Ma ne interrogate in città? Allora sentiamo questa istanza così. Avvocato Isgro voleva fare un'istanza di. Si sente adesso che la Corte voglia disporre accertamenti sui periodi di detenzione di Danilo Abruciano. Danilo Abruciano. Sempre se non risultano già acquisiti in atti. Mi sembra che risulti, mi diceva il collega. Mi pare di ricordare questo. Ci sono accertamenti su tutti gli imputati. Ecco, ci sono montagne di carte. Di stamparli o di farle delle. Però quello che interessa a me personalmente, per quanto riguarda la posizione, per quanto riguarda il tentato omicidio. Che lì l'ha bruciato? Ma
ci risolviamo, però no, la possiamo dire con tanto da me. La data fondiale, però rimanga così, diciamo la data del video. Io ho già detto. Allora avete capito. Presidente, scusi, l'unica desiderio della difesa, se possibile, se il pubblico ministero ci potesse indicare chi farà venire la prossima udienza. Sì, aspetti avvocato, un momento. Allora la Corte, per quanto riguarda le istanze della difesa Carminati e della difesa di Frau, si riserva. Provvediamo alla prossima udienza, anche perché con il vostro accordo, con l'interrogatorio libero dei collaboratori di giustizia, io, se non è, se anche il pubblico ministero è d'accordo, suggerisco di interrogare il Carnevale e la Mancini. Sì. E Mancini? Ma qualcuno farà domande? Sì, ma che cosa? Ma come, avvocato? Io penso, volete fare le domande da Patino, voi tutti mi avete risposto no. E allora poi si vedrà per i confronti, in quella sede eventualmente si faranno confronti le domande. Dopo l'esame dei diputati. Allora, siamo d'accordo? Presidente, ma scusi, mi permette un momentino. Non credo che si debba assumere con carattere di collegialità. Qui faremo ritornare a Battino, perché io lo sono costretto a interromperla, perché forse non sa che Abbatino non è un imputato di questo processo, è imputato di noi facciamo nell'istanza di un altro processo. Presidente, quindi non è che non viene convocato udienza per udienza, verrà convocato nell'udienza in cui sarà interrogato o in cui saranno disposti. Sì, voglio dire, non c'è una rinuncia prioristica nostra alle domande di Abbatino, quindi non vorrei che si universalizzasse un discorso che non è nostro, ecco. Grazie. Allora rinviamo la capo. Abbatino è imputato in questo processo. No, si aggiorni. Abbreviato? Si aggiorni. No, presidente, il problema è molto semplice. Con l'omicidio allora per quanto uno che prevede la trasformazione della pena permanente in pena temporanea, questo sulla base di contestazione per la quale vi sono anche sentenze della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale che consentono il rito abbreviato. È lunedì prossimo, non potrà essere. Presidente, mi scusi, sono il difensore di Mancini Antonio. Vorrei sapere se la prossima udienza sarà sentito. Sì, è questo che stiamo stabilendo. Stiamo stabilendo la data. Prego? Non, scusi, non abbiamo sentito. Stiamo stabilendo la data. Aspetta, controlliamo le date. Prego. Se volete il lunedì prossimo, se possiamo scegliere il Bandino, vediamo se c'è qualche altro, perché non ci si fa per lunedì prossimo, non penso. Allora venerdì prossimo. Voglio vedere il venerdì prossimo senza Bandino. Venerdì prossimo. Con o senza Bandino? Ma senza Bandino, adesso dobbiamo sentire Carnevale e Mancini. Quindi lunedì non c'è niente. Sembra che l'avvocato suo è impegnato, no? Anche lei è l'avvocato Costa, l'avvocato quando studia anche l'avvocato Valentino. Allora lunedì 29 non c'è udienza per questo processo, mercoledì non si può perché c'è un altro processo. Vittorio e di Mancini Antonio, udienza e tocca, traduzione degli imputati detenuti, comunicazione del provvedimento. Quando è stata iniziata?